anche la gente che da casa in questo istante o in differita poi potrà vedere il Consiglio Comunale. Aiello Alba Elena. Aiello Pietro. Aiello Romina. Alpi Annibale. Amoroso Paolo. Atanasio Fabio. Baiamonte Gaetano. Barone Angelo. Bellante Vincenzo. Castelli Filippo. Assente? Chiello Giuseppina. Cirano Massimo. Clemente Claudia. Dagati Biagio. Danna Francesco. Di Stefano Domenico. Finocchiaro Camillo. Gargano Carmelo. Gianmanco Rosario. Gianmarresi Giuseppe. Giuliana Sergio. Logalbo Maurizio. Maggiore Marco. Maggiore Maria Laura. Rizzo Michele. Scardina Valentina. Tornatore Emanuele. Tripoli Filippo Maria. Vella Maddalena. Ventimiglia Mariano. Scusate un attimo. Presente. Uno, due, tre, quattro. No, ne dovrebbe mancare un altro. Scusate, ma ho perso uno nell'appello. Sono mancante. Ce n'era un altro qui mancante. Alpi, no, Alpi manca. Alpi, Castelli e Danna mancano, quindi ne mancano tre all'appello, quindi su 30, 27 presenti e 3 assenti. Eventualmente se qualcuno... Ah, ecco, 4, ecco. Atanasio c'è, assente. Alpi, Atanasio, Castelli e Danna, 4 allora, quindi 26 su 30. Eventualmente se qualcuno dovesse allontanarsi dall'aula mi avverta e così io le segno, così pure non appena se dovessero intanto arrivare gli altri consiglieri mancanti li inseriremo con l'orario in cui arriveranno. Allora, passiamo immediatamente alla nomina degli scrutatori per questa giornata di Consiglio Comunale. Filippo Tripoli Maria, Alba Aiello, Marco Maggiore. All'unanimità? Maggiore Marco? Marco, sì. Ora procede alla lettura della... Sì. Non dico tutto loro, dice che... Sì. E allora, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sarà prevista l'approvazione della proposta di delibera avente a oggetto individuazione delle spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell'articolo 250 del decreto legislativo 267/2000, progetti giovani e città futuro e PAC, piano di azione e coesione, che la proposta è stata presentata dall'assessore al bilancio, dottore Mastro Lembo Ventura Domenico, con richiesta di urgenza e corredata da regolari pareri, ex articolo 12, legge regionale numero 30 del 2000, che la seconda commissione consiliare nella seduta del 18 luglio 2014 ha proceduto ad esitare la proposta riconoscendone l'urgenza, che dalla lettura della proposta si evince la necessità della previsione in bilancio dei progetti PAC e progetti giovani e città futuro, ai sensi dell'articolo 250,2
del diritto legislativo 267 del 2000, che risulta necessario inoltre di procedere a votazione la nomina da parte del Presidente dei tre scrutatori, visto il regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale. Gli scrutatori li abbiamo già eletti. Sì. Sì, un attimo, scriviamo. Così abbiamo anche un foglio per scrivere. Buongiorno Presidente, assessori, colleghi consiglieri, pubblico che ci ascolta qui presente e da casa grazie alle emittenti televisive oggi presenti. Presidente, io chiedo la parola per richiamo al regolamento, perché come lei dovrebbe sapere, anzi saprà sicuramente avendo studiato il regolamento, quando ha convocato un consiglio straordinario e urgente, il primo passaggio in aula è votare la straordinarietà all'urgenza del consiglio comunale. Quindi lei che già stava passando a un punto all'ordine del giorno diverso, non lo può fare come il regolamento prevede. Quindi il primo atto che il Consiglio è chiamato a svolgere è votare la straordinarietà e l'urgenza di questa seduta consiliare. No, è già passata al punto all'ordine del giorno senza passare a questo. E comunque, no, io volevo... Certo, prego. E allora, la segretaria generale, per poter autorizzare questo consiglio comunale, ha chiesto che venisse specificato come premessa in questa delibera. Perché? Proprio perché era sessione straordinaria. Io avevo preparato le relazioni dopo da leggere, infatti le avete nell'ordine del giorno. Presidente, c'è un parere scritto della segretaria? Era proprio questa? L'ha scritto lei, l'ha firmato lei. Mi ha detto che dovevo prima leggere questo e farlo appunto passare ai voti da parte del Consiglio Comunale prima di andare avanti. E io non ne conosciamo. E il riconoscimento dell'urgenza ha chiesto questo? No. Del Consiglio Comunale, giusto? E dico... E questo è scritto. Allora Presidente, io allora, voi, prima... Scusatemi, un chiarimento, questa non è la proposta di votare sulla delibera, ma di accettare questo Consiglio Comunale urgente, perché anche con tutta la delibera presentata, con tutto il ricorso, con la presentazione in cui noi dicevamo che c'era la commissione che si era riunita, l'aveva richiesto, la Presidenza l'aveva richiesto, lei ha detto se non c'è scritto questo io non vado avanti con la firma, ha firmato ieri pomeriggio alle 6 di pomeriggio, perdonatemi. Presidente, allora... Devo pensare intanto... che il segretario generale l'ha scritto apposta, perdonatemi. Presidente, posso completare il mio intervento, Presidente? Sì, grazie. Sì. Intanto, cortesemente, se può fare una fotocopia di questo atto nuovo che giunge al Consiglio Comunale, perché noi consiglieri di minoranza non ne abbiamo minimamente conoscenza. Probabilmente i consiglieri di maggioranza sì, ma noi non sappiamo di cosa stia parlando. A prescindere no, scusi, da quello, non ho sentito l'ultima frase. Non conosciamo questo documento del segretario di cui oggi lei ci sta parlando. A prescindere dal documento del segretario, il gruppo Sarà Migliore intende porre una pregiudiziale all'inizio del Consiglio Comunale, fermo restando che dobbiamo leggere questo documento del segretario. Noi vogliamo un parere qui in aula del segretario facente funzioni, un parere chiaro, netto, sulla legittimità di questa convocazione. Perché a nostro giudizio è assolutamente illegittima, perché come chiaramente prevede il regolamento che lei dovrebbe conoscere, Presidente, il Consiglio Comunale straordinario e urgente può essere convocato solo per quegli argomenti e limitatamente a quegli argomenti che hanno una valenza di urgenza. Lei conoscerà l'articolo, è l'articolo 34, laddove prevede che il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, ma devono sussistere questi motivi. Ora, ammesso e non concesso che su alcuni punti possa ravvisarsi un'urgenza anche se non è stata spiegata questa urgenza, su uno o due punti, su due punti almeno, ma tutti gli altri punti all'ordine del giorno, non esiste l'urgenza, se non un'urgenza soggettiva dell'interessato a trattare una interrogazione, ma non è un'urgenza oggettiva che legittima una convocazione d'urgenza. Questo è un fatto no
formale, ma puramente sostanziale, perché i consiglieri di minoranza, che non erano stati minimamente avvisati da lei, Presidente, si sono trovati in 36 ore a dover studiare ben 11 punti all'ordine del giorno, tutti molto complessi, perché in aula siamo stati convocati su 11 punti, non solo su 2. Quindi questa convocazione, purtroppo, Presidente, è totalmente illegittima, ma è palese che sia così. Noi oggi, per quanto siamo profondamente dispiaciuti, anche alle luci che abbiamo due emittenti televisive, la città che ci guarda, e che abbiamo il desiderio di mandare avanti un consiglio comunale, ma non possiamo, per coprire le mancanze purtroppo di questa Presidenza, fare finta di non accorgerci della legge, di non accorgerci di una norma del regolamento, Presidente, che purtroppo è chiarissima. Quindi io credo al segretario comunale, se convocare un consiglio comunale con questi 11 punti all'ordine del giorno sia legittimo o meno. E invito tutti ad assumerci la responsabilità di quello che votiamo, perché in questi già 4 consigli comunali, Presidente, si sono strappati i regolamenti, si è abbandonato ogni logica di rapporto con le istituzioni, di rapporto con le minoranze, si va avanti in maniera assolutamente approssimativa. Segretario, le chiedo un parere. Segretario, scusi, no, perché mi rivolgo a lei. Le chiedo un parere cortesemente, chiedo la sbobbinatura del parere e invito tutti a votare la straordinarietà all'urgenza, con la consapevolezza che noi valuteremo di trasmettere questa delibera all'ispettorato dell'assessorato delle autonomie enti locali, perché le gravità e le violazioni di questo regolamento in quest'Aula oggi non si contano più. Quindi chiediamo il parere del segretario e chiediamo di leggere a questo punto questo documento fantomatico del segretario generale, che è arrivato in Aula senza che le minoranze ancora una volta ne sanno nulla. Mi perdoni, c'è prima il signor Di Stefano, si è messo a turno. Quindi dopo Maggiore Maria Laura? Grazie Presidente, un saluto ai presenti e a quanto ci seguono da casa. Volevo ringraziare le emittenti televisive oggi presenti in aula, che sono presenti a titolo gratuito, senza nessun onere per l'ente. Grazie a voi che permettete di poter seguire questo consiglio comunale anche da casa. Presidente, bene ha detto nell'intervento che mi ha preceduto il consigliere Aiello, puntuale è stato il suo richiamo al regolamento. E mi dispiace che oggi siamo qui in aula senza avere le idee chiare sulle procedure regolamentari relative alla convocazione di un consiglio comunale in sessione straordinaria e urgente. Tra l'altro siamo stati convocati in aula senza conoscere i motivi dell'urgenza. A me l'avviso di convocazione è arrivato nella tarda mattinata di martedì, non c'è stata la possibilità di reperire gli atti. Tra l'altro, nella premessa che le ha fatto, mi sembra che la proposta deliberativa sia stata fatta dall'assessore Mastro Lembo, che tra l'altro non vedo presente in aula. L'ordine del giorno è ricco anche di altri punti e pertanto ci ritroviamo in una situazione dove buona parte di questi consiglieri comunali non sono né a conoscenza dell'atto che deve essere oggi esaminato, perché lei non ha ritenuto opportuno neanche convocare una conferenza dei capigruppo per informare i vari gruppi presenti in consiglio comunale sull'importanza e l'urgenza di questo consiglio comunale, non è presente il proponente dell'atto. Non credo che la convocazione presenta il rispetto del regolamento e quindi ci ritroviamo in una situazione di grande confusione, laddove il primo atto da fare è
il voto della straordinaria urgenza. Ma prima di fare questo, noi chiediamo al proponente di venire a rappresentare i motivi che hanno spinto lei, Presidente, a convocare una seduta di Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente, per poter dare un voto sereno e per effettivamente poter avere coscienza dell'urgenza di questo Consiglio Comunale. Grazie Presidente. Maggiore Maria Laura. E allora me lo stanno prendendo, non è un documento del segretario generale, è la proposta deliberativa, che io ho letto la proposta deliberativa del sì, era una proposta deliberativa, non era una votazione sulla delibera, io avevo preparato le relazioni scritte da leggere, non appena avessi letto questa cosa. Siccome subito avete pensato che fosse una proposta deliberativa è partita la richiesta di parlare sugli ordini dei lavori. Se aveste dato il tempo di spiegare, avrei chiarito nuovamente che normalmente io ho notato che tutti gli atti precedenti, tutti gli altri consigli comunali, non era mai specificato il motivo per cui il Presidente Generale convocava un consiglio comunale. C'era scritto solo si convoca, punto. Ieri io alle 4 di pomeriggio era ancora dal Segretario Generale che mi ha detto se lei non mi porta qui le delibere, io non le firmo questo foglio. Quindi ieri sera fino alle 18 io non sapevo se il Consiglio Comunale, di cui avevo già dato notifica, potesse essere fatto. Quindi se non avete avuto le comunicazioni, se è uscito in ritardo anche il comunicato stampa, è proprio per questo, perché io fino alle 18 non avevo la firma del segretario generale, che è stata apposta credo alle 18 e qualcosa. Alla delibera di proposta per fare il Consiglio Comunale, la firma... Perdonatemi, date questo foglio... E allora, verifica sussistenza estremi di necessità e urgenza previa nomina scrutatori. Non si stava, io quando ho letto è perché lo stesso segretario generale ha voluto inserire di che cosa si trattasse. Io ho controllato vecchi proposte di delibera fatte precedentemente, non era mai specificato l'ordine del giorno, ne ho controllato almeno quattro, quindi quando la mattina io ho trovato che non era firmato, ho chiesto la motivazione, ho parlato con la dottoressa Minei, mi ha detto la segretaria generale vuole chiarimenti più specifici su questo, ci sono andata, hanno scritto due righe, non andavano neanche bene, ha voluto mandare delibera e revoca e tutto, dopodiché alle 4 non era ancora firmata e io ho chiesto che cosa devo fare con questo consiglio comunale. Visto che non ho la firma del segretario generale, l'ho avuta alle 18. Ecco perché il comunicato stampa di cui si parlava poco fa non è partito, quello anche di conferma con l'emittente televisiva, perché io fino alle 18 non lo sapevo. Di quale documento? Della delibera, certo, senz'altro. Si può avere... Potete fare una copia della delibera? Sì. Sì, un attimo, mi avete fatto una domanda e ho risposto. Adesso darò voce al consigliere maggiore che mi perdonerà se l'ho interrotta. Sindaco, assessori, presidente, colleghi consiglieri, io penso che abbiamo iniziato male e abbiamo iniziato male per un motivo semplice. Io sono felice che all'interno di quest'aula ci siano bravi retori e bravi oratori, però la maggior parte dei consiglieri comunali, quantomeno i gruppi consiliari presenti in seconda commissione, il motivo dell'urgenza di questo consiglio comunale lo conoscono benissimo, perché si sono svolti due riunioni di commissione per evitare di perdere dei finanziamenti che altrimenti sarebbero stati revocati. 2 milioni di euro. Se vogliamo andare avanti tentando di far saltare questo consiglio comunale perdendo il finanziamento, per noi non ci sono problemi, fermo restando che la minoranza si assumerà la responsabilità politica di questa perdita. Inviterei tutti ad andare avanti sulla base dell'ordine del giorno, ovviamente
prelevando, questa è una richiesta che noi facciamo, visto che il Consiglio Comunale straordinario urgente è stato convocato per questo motivo, prelevando i punti all'ordine del giorno che sono oggetto del Consiglio Comunale straordinario ed urgente. Dopodiché, per quanto riguarda l'appello al regolamento, non sta a me andarlo a leggere in questa seduta. Vi invito però a una lettura attenta dell'articolo 34, comma 7 e 8. Grazie. Gargano. Buongiorno, buongiorno Presidente, Giunta, Sindaco, colleghi consiglieri e gente che ci segue a casa. Io intanto volevo informare tutti i presenti che personalmente sono stato informato ufficialmente della convocazione del Consiglio ieri alle 14.09. Capite bene che mi arriva una mail con ben 11 punti all'ordine del giorno e mi sono subito prodigato ad andare alla segretaria per andare a racimolare le carte e i punti all'ordine del giorno che erano stati presentati. Capite bene che in meno di 24 ore la difficoltà oggettiva che personalmente ho trovato nello studiare appunto i punti dell'ordine del giorno non è stata sicuramente poca. Io, Presidente, la volevo soltanto, non è una critica, assolutamente, lei sa benissimo che io sono sempre lontano dalle critiche, volevo farle soltanto un invito, anche se si parla di consiglio in forma straordinaria, sarebbe sempre il caso e sarebbe opportuno, ritengo, convocare sempre anticipatamente una conferenza dei capigruppo, uno per informare i gruppi che possibilmente non sono anche presenti, io ho il mio collega è presente nella seconda commissione, quindi ero venuto minimamente a conoscenza di quello che dovevamo parlare, però mi aspettavo una convocazione di capigruppo per parlarne tutti assieme, però le ricordo Presidente che nella capigruppo sono presenti tutti i gruppi consigliari e nella seconda invece qualche gruppo consigliare non è presente, quindi possibilmente qualche gruppo consigliare ha avuto difficoltà magari di informazione. Mi dispiace notare che la maggioranza, rappresentata dal consigliere maggiore, scambia la necessità di una maggiore informazione o comunque di uno studio più approfondito dei vari punti all'ordine del giorno e del rispetto soprattutto del regolamento, come ha detto il consigliere Aiello, come una sorta di tentativo di ostruzionismo o di istruzione dei lavori. Noi vogliamo assolutamente lavorare, siamo qui tutti presenti proprio perché siamo qua proprio per cercare di risolvere i problemi, però giustamente io personalmente la mia formazione mi impedisce di conoscere la totalità dei punti all'ordine del giorno, dei temi che andremo a trattare, quindi credo che sia opportuno personalmente, ma come credo tantissimi altri consiglieri qui presenti, un maggiore tempo a disposizione per poter studiare queste cose di cui andremo a trattare. Detto ciò, Presidente, il mio invito è sempre lo stesso, quello di cercare di coinvolgere maggiormente noi della minoranza, che spesso e volentieri ci troviamo ad avere in mano delle carte di cui sconosciamo totalmente la natura e ci ritroviamo appunto qui in Consiglio Comunale a dover ora avere a che fare appunto con punti o con tematiche che sono lontane veramente da quello che noi realmente conosciamo. Ieri personalmente infatti sono andato dalla segretaria e mi ha detto guardi, in meno di 24 ore è veramente impossibile andare a studiare quello di cui andremo a trattare. Detto ciò la ringrazio e spero che questo consiglio che sembra sia iniziato male vada a finire meglio. Grazie. Grazie consigliere Gargano. Potrei dire due parole prima di passare la parola a Filippo Tripoli? In risposta? No, c'è scritto prima Filippo Tripoli e poi Dagati, ho segnato. Posso rispondere? Rispondo alla fine. Allora, scusatemi, io ho segnato prima Filippo Tripoli. Avevi chiamato prima tu? Mi perdoni, consigliere Tripoli, era Dagati prima. Allora, Presidente. Uno per capigruppo credo che sia. Giusto? Sull'ordine dei lavori è uno per capigruppo. È lo stesso, è già intervenuto Piero Aiello. Dal mio gruppo è intervenuto. Tu
sei solo, quindi puoi intervenire da solo. Presidente, sindaco, assessori, colleghi consiglieri, cittadini, il discorso è semplice. Intanto io eviterei al capogruppo del Movimento 5 Stelle di evitare di su questi temi fare demagogia, perché proprio queste delibere passate in seconda commissione sono state votate all'unanimità da tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza e di minoranza, perché sono propedeutici, ritengo io, ad avere finanziato un progetto di 600.000 euro che dobbiamo rendicontare entro dicembre 2014. Quindi cortesemente qui i soldi per far andare avanti l'ente e per dare risposte ai cittadini le vogliamo tutti, però c'è un discorso di legalità. C'è un discorso di legalità. Qua o la legalità c'è o la legalità non c'è. Per esserci la legalità bisogna rispettare le leggi. La mia legge è qua dentro, nella gerarchia delle fonti, c'è lo statuto, c'è il regolamento. Se il Presidente del Consiglio ha ritenuto opportuno di convocare un Consiglio straordinario ed urgente, devono essere indicati i punti straordinari ed urgenti. E la straordinarietà e l'urgenza non la dà la segretaria comunale. Ora vi spiego il perché la segretaria in quell'atto deliberativo inserisce la straordinarietà e l'urgenza. Perché c'è una mancanza da parte dell'ufficio di presidenza. Perché tu convochi un consiglio comunale straordinario e urgente soltanto su quei temi, arriviamo in consiglio comunale sperando che la prossima volta i gruppi consiliari che hanno votato favorevolmente questo atto, questa proposta in seconda commissione, perché la riteniamo fondamentale, quindi non siamo noi che stiamo ritardando i lavori, perché ho votato favorevolmente insieme a voi allo stesso modo, dobbiamo votare la straordinarietà e l'urgenza. Ma se tu porti in consiglio comunale 11 punti all'ordine del giorno, la segretaria in quella delibera va a scrivere proprio in quella delibera che è straordinaria ed urgenza, perché sennò il consiglio comunale non lo possiamo realizzare. Perché se non ci fosse stata quella cosa scritta alla segretaria comunale, tra questi 11 chi lo individua la straordinarietà e l'urgenza? È discrezionale? No. Il Presidente del Consiglio arriva in aula e dice: il consiglio comunale votiamo la straordinarietà ed urgenza perché ci sono queste due libere. La revoca di un atto deliberativo a firma della commissaria La Iacona e la proposta di delibera nostra. Scusate. Presidente, io interrompo. Consigliere Maggiore, per favore. Siamo sereni, io non è che sto disturbando. Confrontiamoci sui fatti. Detto ciò, Presidente, la prossima volta perché non reputo opportuno di convocare nei luoghi deputati, che è la conferenza dei capigruppi, i partiti di minoranza? Peraltro è una conferenza che non ha costi per l'ente, perché non c'è alcun gettone, non c'è alcun aggravio. Ci sediamo e certi percorsi li stabiliamo assieme, perché probabilmente, questo non è il primo consiglio, si commette qualche errore. Le prime volte è normale, perché tutti dobbiamo imparare, però errare è umano, perseverare è diabolico. Detto ciò, quella cosa che lei legge della segretaria è un'altra cosa. Quindi se il dirigente Costantino Di Salvo ad oggi facente funzione del segretario comunale ci dice che la seduta è legale e possiamo andare avanti, per quanto ci riguarda, quei due atti deliberativi, assessore Puleo, assessore Mastrembo, li votiamo, lo sa in quanto? In 37 secondi, non c'è bisogno neanche che li leggete, li diamo per votati, senza sapere se poi in realtà c'è necessità di farlo urgentemente oppure no. Io ritengo di sì, ma questo ancora non ce l'ha detto nessuno, anzi, e qua ci sono i consiglieri che erano in seconda commissione, siamo stati noi consiglieri della seconda commissione a dire: ci avete convocati in straordinarietà venerdì scorso per una seduta di commissione che non c'era, l'abbiamo votata e riteniamo che ora arrivi in consiglio comunale. Ma non è che lo dobbiamo suggerire noi, se a noi arriva la straordinarietà di un atto, devono essere gli altri a dircelo. Questo è il tema. Detto ciò, se il segretario dice che è ufficiale, è legale la seduta, andiamo avanti, ma andiamo avanti con tutti gli 11 ordini del giorno. Le rispondo, consigliere Tripoli. E allora, innanzitutto in questa sede dobbiamo votarla la straordinarietà del Consiglio Comunale, giusto? E quindi il primo passo da fare era quello. Poi la risposta per cui io ho inserito gli altri punti all'ordine del giorno, che innanzitutto non sono arrivati alle 14.50 ma sono arrivati alle 13.50, per precisione, se vogliamo essere precisi.
E quindi, no, questa non è una risposta a lei, ma a Carmelo Gargano, che mi diceva che era arrivato in ritardo, ma tu avevi avuto un problema con la mail, ne abbiamo parlato anche telefonicamente, perché a parte delle comunicazioni che faccio ufficiali, parlo moltissimo sia con la maggioranza che con la minoranza, tant'è vero che di questo consiglio straordinario se ne è parlato esattamente lunedì mattina, mentre erano riunite le due commissioni congiunte, in cui ho detto... C'è una straordinarietà, venerdì pomeriggio si è riunita la seconda commissione e so che c'è un'urgenza. Dovrei fare un consiglio straordinario urgente, ma non lo posso ancora fare. Mi sono solo sentita con il mio ufficio di presidenza, quindi con Maurizio Lo Galbo e con Alba Elena Aiello, perché ho l'urgenza di fare questo per non perdere questi fondi. Mi faccia finire, assessore, consigliere Tripoli, mi faccia finire. Quindi io ho già avvertito due commissioni congiunte, che credo che ci siano anche le possibilità che loro riferiscano ai loro gruppi, e me ne scuso se qualcuno non era presente, in cui avevo già avvertito che ci sarebbe stato questo consiglio comunale. Per quanto riguarda la capigruppo, in quell'istante mi viene richiesta una capigruppo per un altro motivo e mi viene detto che se non lo comunico 48 ore prima io non posso convocare una capigruppo. Mi è stato detto in quella riunione, perdonatemi, al che mi è stato detto poteva farla urgente, tant'è vero che quella riunione di capigruppo richiesta è stata addirittura slittata a venerdì pomeriggio. Il segretario mi ha detto che nel momento in cui noi la votiamo qui, c'è scritto, in cui la votiamo straordinaria possiamo andare avanti, e siccome lei mi ha detto un altro motivo, perdonatemi, che in 37 minuti potremmo votarlo, io... No, no, devo solo chiarire, perché qui quello che si dice spesso è che è una mancanza, è un discorso di perseverare, diabolicamente, sono queste le parole che non mi piacciono, permettetemi. No, no, soltanto solo una parola. La risposta al fatto che io abbia inserito gli altri punti del giorno, a parte il fatto che ci sono punti inseriti anche dall'opposizione, e me ne può dare atto il consigliere Tagati, che io ho detto li inseriamo in virtù straordinaria, perché ce n'erano due che provenivano da un precedente consiglio comunale. C'era un'interrogazione urgente, proprio ieri il consigliere Filippo Tripoli mi ha detto come mai non ho inserito anche l'altra, quindi io ascolto sia la minoranza che l'opposizione, vi ascolto tutti. E quindi siccome lei ha specificato che in 37 secondi potremmo votare, era quello il fatto che l'ho inserito. Andiamo avanti. C'era Emanuele Tornatore prima. Facciamoli finire e poi parla il segretario. C'è Emanuele Tornatore. Non dobbiamo fare polemica. Sì. Perfetto. Sì. E allora, c'è chi mi chiede di continuare a parlare, c'è chi... È uno per capigruppo, è uno per gruppo che deve rispondere, perdonatemi. Maurizio, è uno per gruppo. Possiamo fare parlare prima il segretario generale e poi il tuo intervento. E poi aggiornerai con l'altra domanda. Intervenga e poi parla il segretario. In qualità di componente dell'ufficio di presidenza, non come che già ha parlato l'altro capigruppo, altrimenti il consigliere Tagati potrebbe dirmi che non... Anche perché mi ha chiamato in causa. Perfetto. Grazie Presidente. Io intanto ringrazio Media One e Telefigrazia, sono presenti. E, Presidente, io... volevo semplicemente fare un appunto e cercare di andare avanti con l'ordine dei lavori, perché mi sembra che sia giusto alcune
puntualizzazioni, ma non dobbiamo fermarci su argomenti che ci potrebbero mettere, diciamo, in difficoltà, potrebbero mettere più in difficoltà l'ente che altro. Quindi, siccome si è parlato dell'ufficio di presidenza, è giusto fare un attimo il riassunto di quello che è accaduto e siccome siamo tutti a conoscenza di quello che dovremmo oggi votare qui all'interno di questo Consiglio Comunale, mi sembra che si era fatto un tipo di ragionamento che si faceva un Consiglio di straordinarietà e urgenza, e io su questo ero d'accordo a mettere solo i due punti, però una volta che si vuole lavorare o comunque si vuole andare avanti, questo poi si sceglie tutti insieme, dico ben venga, ma i punti di straordinarietà e urgenza saranno il punto 8 e il punto 8 9. E 9. Quindi se, e già sappiamo la risposta, questo consiglio può andare avanti anche secondo norma, ben venga. Approviamo questi due punti, che sono poi due punti essenziali per l'ente non perdere 600.000 euro per quanto riguarda i disabili, e penso su questo siamo tutti d'accordo, anche la seconda commissione si è espressa in questo senso. Poi sta a ognuno di noi capire se appunto questo consiglio viene reputato regolare, andare avanti o meno. Io, il mio parere era quello dei due punti, straordinarietà e urgenza, perché si è fatto in linea di massima sempre così. Però, dico, ben vengano le novità e speriamo che si possa anche continuare con gli altri punti all'ordine del giorno. Quindi chiedo ulteriormente una conferma di quello che ci siamo detti, e per me possiamo benissimo andare avanti con i due punti straordinari e poi ci mettiamo d'accordo se continuare o meno. Grazie Presidente. La parola al Segretario Generale. Buongiorno intanto. Allora, non so se si sente perché sono in una posizione un po' infelice, mi sposto. Io ho sentito un po' le perplessità di alcuni consiglieri e ritengo che in una situazione del genere bisogna attenersi al tenore letterale della norma, quindi del regolamento in questo caso. L'articolo 34, il comma 6, dice testualmente: al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in sessione straordinaria o su determinazione del Presidente o quando la stessa richiesta previene dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri in carica. La donanza avrà luogo entro 20 giorni dalla richiesta. Ora, chiaramente io mi rifaccio alla convocazione firmata dal Presidente, quindi devo dire che nella valutazione del Presidente degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ha ritenuto che ci siano degli estremi di necessità e di urgenza, estremi di necessità e di urgenza che possiamo riprendere dal comma successivo, sempre dall'articolo 34, il che dice che il Presidente, su richiesta del Sindaco, del quinto dei consiglieri, il comitato di urgenza, quando sussistono motivi che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili, che ne rendono necessaria la riunione. Quindi evidentemente entriamo in un campo che attiene esclusivamente alla valutazione di merito fatta dal Presidente, il quale in questa sua convocazione ha ritenuto che gli argomenti posti all'ordine del giorno, e quindi da porre all'attenzione del Consiglio, siano rilevanti ed indilazionabili. Punto. A questo punto dico, si pone solo un problema anche di termini, come diciamo dal punto di vista procedurale, e i termini, mi conferma l'Ufficio di Presidenza, delle 24 ore pare siano stati rispettati. Passo all'ultima cosa che è utile ricordare, che non so chi di voi l'abbia detto, ma è indispensabile che il Consiglio vada a riconoscere questi estremi di necessità e di urgenza prima ancora che gli argomenti vengano affrontati. Questo dice il regolamento e questo va fatto per rispettarlo. Credo di essere. Infatti ora verrà votata la straordinarietà. Quella era la premessa scritta per poter confermare questa cosa. Quindi votiamo la straordinarietà di questo Consiglio Comunale. Il resto, ma infatti lì, ma non l'ho scritto io.
Quindi perdonatemi, votiamo la straordinarietà. Il resto del Consiglio Comunale, gli altri ordini all'ordine del giorno, sarete sempre voi a stabilirlo col buon senso, se è meglio discuterli, visto che ci vorranno 37 secondi a votare i primi due. Perfetto. Come? Infatti, mi passa per votare la straordinarietà. Ah. Allora, chi è d'accordo alla straordinarietà, alzi la mano. Sì. Un attimo, perché c'è il consigliere Amoroso che forse deve intervenire. Ma non avevamo detto che dopo la parola del segretario generale potevamo andare avanti? Eravamo in votazione. Abbiamo detto che dopo gli interventi... Mi perdoni, consigliere Amoroso, abbiamo fatto parlare tutti, abbiamo detto che alla fine avremmo dato parola al segretario generale per votare. Si doveva prenotare prima, consigliere Amoroso. No, io la parola gliela do, ma in un altro momento, subito dopo la votazione. Perdonatemi, c'è una registrazione. Io ho detto, tant'è vero che Emanuele non ha parlato perché aveva già parlato. Sì. Ma vi rendete conto di come stiamo andando avanti? Non lo so. Siamo in votazione. Passiamo alla votazione. Chi è d'accordo a votare la straordinarietà di questo Consiglio Comunale, alzi la mano. Presidente, ho appreso il parere del segretario che in maniera corretta si è limitata a leggere pedissequamente le norme, lasciando intendere ovviamente che la discrezionalità era in capo al Presidente, non entrando nel merito dei punti. Noi non abbiamo minimamente la volontà di fare posizioni ostruzionistiche, perché come diceva bene qualche collega della minoranza che mi ha preceduto, in seconda commissione tutti i gruppi di minoranza hanno votato favorevolmente i due punti, e precisamente i punti che citava lei, e sono i numeri 8 e 9 dell'ordine del giorno, senza fare ostruzionismo, perché poteva impuntarsi richiedendo i 15 giorni di tempo, poteva sicuramente allungare i tempi, ma siccome anche la minoranza non vuole creare ostacoli all'ottenimento di somme e al raggiungimento dei progetti per questa amministrazione, non c'è dubbio che non abbiamo fatto ostruzionismo e non lo faremo neppure in votazione. Qui il problema, Presidente, è di legalità. Il segretario non è sceso sui punti, ma è indiscutibile, è oggettivo che ad esempio l'approvazione verbali seduti precedente non è un punto che ha la straordinarietà. Scusi, consigliere Aiello, lei deve motivare il voto. Presidente, mi scusi. Sto facendo la mia dichiarazione di voto per motivare il voto appena concluso. Io ho 3 minuti. Sì. Il punto approvazione verbale sedute precedenti non è urgente tale da non consentire di avere 5 giorni di tempo per leggerli come prevede il regolamento. Gli altri punti, le interrogazioni, non sono urgenti. La verità, che il capogruppo del Movimento 5 Stelle non ha voluto dirle in faccia, è che lei ha toppato, lei ha sbagliato clamorosamente a convocare un consiglio con 11 punti e non lo ha voluto ammettere e non ha avuto la correttezza di dire: signori, ho sbagliato, siamo umani e sbagliamo, creando però un effetto e creando rischi di legittimità a questa votazione. Noi, visto che il Movimento 5 Stelle vorrà andare avanti, a mio giudizio sbagliando però, perché non bisogna essere populisti, anche noi vogliamo votare quegli atti che abbiamo già votato in commissione, ma non calpestando la legge e non calpestando il regolamento. Per questa ragione il mio voto è contrario alla straordinarietà e all'urgenza. Possiamo votare adesso? No, non abbiamo votato. Ah, il suo? È il suo, e gli altri devono votare. E quindi, anche lei sulla votazione? Dichiarazione di voto del consigliere Di Stefano. Tre minuti al signor Di Stefano, avanti. Perdonatemi, certo, ha ragione consigliere Amoroso.
Grazie. Ti stiamo rispettando. E la mandi. Consigliere Di Stefano. Prego. Grazie Presidente. Presidente, io intanto volevo ricordare a tutti che il gruppo del Partito Democratico non è presente in seconda commissione. Quindi non siamo, dicevo che il gruppo del Partito Democratico non è presente in seconda commissione. Non conosciamo l'atto che viene sottoposto all'esame di questo Consiglio Comunale. Il regolamento prevede che l'atto deve essere portato tempestivamente a conoscenza dei gruppi consiliari. Questo non c'è stato. E poi il regolamento dice che bisogna dare comunicazione al Consiglio della necessità e dell'urgenza dell'atto, cioè perché dobbiamo fare un consiglio urgente in seduta straordinaria e non un consiglio ordinario, quindi su quella che è la tempistica. Avevamo chiesto che qualcuno veniva a rappresentare i motivi dell'urgenza per darci la possibilità a tutti noi di poter votare anche favorevolmente l'atto. Non siamo qui per fare ostruzionismo, perché noi volevamo solo l'informazione, abbiamo chiesto solo ed esclusivamente l'informazione, perché se poi l'atto è urgente ci trova pienamente disponibile. Avevo fatto appello a lei, qui tra l'altro c'è pure il proponente dell'atto, una breve premessa, un'informazione da dare ai consiglieri sulla necessità, sull'urgenza. Abbiamo chiesto troppo, Presidente, non credo, visto e considerato che non siamo a conoscenza dell'atto. Lei poteva venirla a ritirare ieri l'atto, Presidente, se voleva. Lei non sa gli impegni che ognuno di noi può avere. Comunque, non ci è stato dato neanche questo, quindi non siamo nelle condizioni di poter esprimere serenamente un voto. Evidentemente valuteremo strada facendo, dopo che l'atto verrà rappresentato, la possibilità di poterlo votare favorevolmente o meno. In questa fase ci dobbiamo astenere dal voto. Grazie. Prego. Astensione quindi anche per il consigliere Di Stefano. C'è qualche altra dichiarazione di voto? Consigliere Amoroso. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, sindaco, assessore, pubblico presente, le persone che ci ascoltano da casa. Presidente, oggi stiamo calpestando tutte le regole possibili e immaginabili. Stiamo andando contro il regolamento, stiamo andando contro lo statuto. C'è presente un atto che poi sarà l'assessorato che deciderà se è legittimo o non legittimo questo documento che viene portato qua in quest'aula. Purtroppo vedo che ancora da chi è stato designato dai cittadini bagheresi ad amministrare questa città, questo paese, vedo che non c'è ancora molta collaborazione, anzi non c'è nessuna collaborazione, nonostante dal primo giorno che ci siamo insediati siamo venuti a questi microfoni a dare la massima disponibilità a questa amministrazione, a questo sindaco. Sfido chiunque a prendere la registrazione e vedere tutto quello che è stato dichiarato dai consiglieri comunali qui seduti dell'opposizione. Mi dispiace quale capogruppo del Movimento 5 Stelle venga qua a fare terrorismo politico. Come ha detto bene il consigliere Tripoli, Presidente, la prego di non farmi interrompere. Non interrompete, per favore non interrompete. Maggiore, la prego.
Ognuno è responsabile delle parole che sta dicendo. È registrato, se vuole, certo, dire questa frase, benissimo. Che la faccia. Selezione dei presupposti, vada anche lei, vada a denunciare. Scusi, consigliere guarda, Filippo Tripoli. Gli enti proposti per accettare denunce. Se devo rispondere, consigliere Tripoli. Vada. E quindi, come ha detto il consigliere Tripoli, che quest'atto è stato votato da parte dell'opposizione, consigliere di proposizione in commissione. Quindi questo sta a significare che nessuno qui vuole non votare, non vuole far sì che questi finanziamenti vengano al comune di Bagheria. Però mi dispiace che da parte del Presidente del Consiglio non venga coinvolto gli altri partiti che non sono rappresentati nella seconda commissione. Perché la seconda commissione, i rappresentanti dell'Aquilone non ci sono. Presidente. Non ci sono rappresentanti della lista dell'Aquilone, non ci sono rappresentanti della prima non ci sono rappresentanti del partito del PD, non ci sono rappresentanti di Cambiare Bagheria. Quindi mi dispiace, ma ci sono qua la maggior parte dei consiglieri qui, non era a conoscenza di questi atti. Quindi smettete, fatemi il favore di non venire qua a fare demagogia politica, perché questi consiglieri della proposizione vogliono veramente lavorare per questa città e dimostreremo con i fatti. Presidente, io la prego, sì. Quando io intervengo non voglio nessuno che mi deve interrompere dal posto. Questa è maleducazione, consigliere Finocchiaro. Mi dispiace, consigliere per favore, per favore, consigliere Finocchiaro. Presidente, per la favore. Prego di gestire bene per il lavoro in aula, Presidente. Perché altrimenti la risposta del consigliere Moroso è questa, quindi per favore. Poco senza data, per favore. Però la prego, questo non è corretto, non è ma il regolamento. Ma l'ha sentito che l'ho rimproverato? Grazie, l'ho già fatto. Continua. Grazie. Prego. Dichiarazione di voto, noi ci asteniamo, grazie. Dichiarazione di voto del consigliere Gargano. Grazie Presidente. Noi in quanto Forza Italia dichiaro anticipatamente che voteremo favorevolmente. Semplicemente perché non tutti come me hanno un collega in seconda commissione e componente della presidenza. Continuiamo il nostro invito alla presidenza nei consigli futuri a dare maggiori informazioni. Votiamo favorevolmente proprio perché riteniamo che l'importanza dei punti è tale da non poter votare altrimenti. Grazie. Do la parola al segretario generale. Facevo notare al Presidente quanto detto dall'articolo 48 del regolamento. Non si sente la voce. Facevo notare al Presidente quanto detto dall'articolo 48 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale al comma 7. L'oggetto e l'ordine di trattazione dell'argomento discussione generale. Comma 7 dice, sulle proposte di deliberazione per le quali le commissioni abbiano espresso parere favorevole all'unanimità, il Presidente del Consiglio apre la discussione generale soltanto quando non sia fatta richiesta da almeno 10 consiglieri comunali. La discussione generale deve essere aperta quando la commissione abbia dato parere a maggioranza e vi sia una relazione di minoranza. Il Presidente del Consiglio apre la discussione se ne sia fatta richiesta da almeno 5 consiglieri. Ma infatti il segretario generale mi ha ricordato questo punto, mi ha detto se è importante saperlo, lo sta leggendo. Sì, sì, infatti era un commento che facevo. Siccome era un commento che mi facevo, ho detto io non lo voglio dire, ma lo sta leggendo perché voleva ricordare questo punto. Lo so, voleva ricordare questo punto. Sì, continuiamo con la votazione o c'è qualche altro? Sempre sulla dichiarazione di voto, consigliere Giammanco. Grazie Presidente. Presidente, sono d'accordo con la consigliera Laura Maggiore che stiamo partendo bene, anzi male, come ha detto bene lei. Stiamo partendo male. Sa perché stiamo partendo male, Presidente?
perché vede, noi stiamo rispettando la straordinarietà e l'urgenza. Bene ha detto il consigliere Amoroso che trasmetteremo gli atti all'assessorato agli enti locali. Vede, Presidente, voi che lavorate sulla trasparenza e legalità, io le faccio presente che non faccio parte della seconda commissione, Presidente, e alcuni altri consiglieri non fanno parte della seconda commissione. Il dovere suo è di informare tutti i gruppi, Presidente, glielo faccio ricordare, Presidente, perché non tutti siamo presenti nella prima, nella seconda, nella terza e nella quarta, Presidente. Vede, voi, ripeto sempre la parola che voi usate, il vostro forte, quando eravate fuori da questa aula d'assisi, trasparenza e legalità. Ma dove sta la trasparenza e legalità quando il sindaco 5 non ci ha fatto nemmeno una comunicazione di un assessore che si è dimesso? Questa è mancanza di rispetto, sindaco 5, verso noi consiglieri. Mi scusi, cosa c'entra con la dichiarazione di voto? Il mio voto è astensione. Grazie. Possiamo passare alla votazione o c'è qualche altra dichiarazione di voto? Possiamo? Passiamo alla votazione per alzata di mano. Per alzata di mano. Chi è contrario alzi la mano. Tranne i quattro che hanno già dichiarato l'astensione. Si è astenuto, è astenuto. Ah, allora chi era, perdonatemi, chi è che ha dato dichiarazione di astensione? Allora facciamo, andiamoci per ordine, così siamo più chiari. Allora, chi è che ha astenuto, alzi la mano. Astenuti. Un attimo che li segniamo. No, tenete la mano in alzata così segniamo tutto. Sta segnando, datele il tempo di segnare. No, Barone si chiama, non Bartolino. Astenuti, ok? Pure astenuto? Allora, potete alzare un attimo di nuovo la mano, per favore? Allora, astenuti. Dagati, Tripoli, Barone, Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Gianmanco. Tornatore. Si è spostato, non ti avevo visto. Chi è contrario? Aiello, lo stiamo ripetendo tutti. A favore? Tutti gli altri. Li segniamo? Maggiore, Finocchiaro, Ventimiglia, Baiamonte, Vella, Scardina, Giuliana, Aiello Romina, Maggiore Marco, Giusichiello, Vincenzo Bellante, Giuseppe Giammarresi, Alba Elena Aiello, Francesco Danna, Massimo Cirano. Fabio Atanasio. Ah, perdonami, Carmelo Gargano e Maurizio Logaldo. Quindi 19 a favore. Fatemi i conti giusti, sennò qui... no, ci sono anche quelli... Logalbo e Gargano ci sono pure. Non me li faccia scordare. Lei come vota? Il presidente vota a favore. Diciotto. 18. E allora dopo consigliere Logalbo, per favore, stiamo dando la dichiarazione finale, giusto? Perdonatemi, allora con 18 voti a favore, 8 astenuti e 1 contrario, viene votata favorevolmente la straordinarietà del Consiglio Comunale.
Ora me li hanno contati. Uno, due, ci sono pure. No. Perdonate il conteggio, perdoneremo per questa volta il conteggio, e 19 a favore. Come? Come? Se hanno sbagliato un conteggio non è che li possiamo frustare, consigliere Amoroso. Scusate, un attimo di silenzio in aula, per favore. 19, perfetto. Possiamo andare avanti? Intanto stanno facendo una richiesta, erano messi all'ordine del giorno anche questi. Possiamo votare questo prelievo e poi passare a quello? O li facciamo il giro per bar? Approviamo prima i verbali e poi se c'è una richiesta da parte del consigliere Aiello che venga a richiederla personalmente qui, grazie. E allora, passiamo all'approvazione dei verbali del Consiglio Comunale precedente. E allora, considerato ai sensi dell'articolo 186,2, l'Assemblea è chiamata ad approvare i verbali delle sedute precedenti previa nomina a scrutatori. Ritenuto di dover procedere alla nomina degli scrutatori nei modi e nei termini di legge. Ritenuto altresì di dover procedere all'approvazione dei seguenti verbali. Verbale numero 1 del 25 luglio 2014, giuramento dei consiglieri neoeletti. Numero 2 del 25 luglio, convalida dei neoconsiglieri eletti e nomina dei tre scrutatori. Numero 3, elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Bagheria. Numero 4, elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Numero 5, nomina commissione elettorale. Numero 6, giuramento del Sindaco. Approvati? Sono approvati? È approvata all'unanimità? Perfetto, possiamo andare avanti. Consigliere Romina, cosa aveva chiesto? Se per favore però venga qui a dirlo. Visto che il Consiglio è stato convocato in sessione straordinaria ed urgente per i punti 8 e 9, che sono la revoca in autotutela della delibera commissario straordinario numero 13 del 5/6/2014, l'individuazione delle spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell'articolo 250 del decreto legislativo 267 del 2000, progetti giovani città e futuro e PAC piano di azione e coesione, chiedo ufficialmente a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle di prelevare questi due punti in maniera tale da poterli trattare immediatamente. Passiamo alla votazione per il prelievo, per alzata di mano. C'è qualcuno che si astiene? C'è qualcuno? Allora, prelievo per il punto numero 8. Prelievo per il punto numero 8. Chi è che è favorevole? Sì, in questo caso è favorevole. C'è qualcuno che è all'unanimità? Consigliere Giammanco, lei pure favorevole? Consigliere Di Stefano, lei pure favorevole? Non vedo la mano, mi perdoni. Quindi tutti favorevoli all'unanimità. Possiamo segnare per il punto numero 8. Passiamo al punto numero 9. Perdonatemi. Sì,
Con delibera numero 13 del 5 giugno 2014, il commissario straordinario, assumendo i poteri del Consiglio, aveva deliberato di individuare le spese da finanziare per mancanza e o insufficienza di previsione negli stanziamenti del bilancio 2012, secondo le richieste avanzate dai singoli dirigenti. Considerato che il dirigente Bilancio e Finanza dichiara che dopo un'attenta disamina delle norme relative alla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento, considera che la norma relativa al dissesto finanziario non autorizza una variazione di bilancio o PEG, e consideratosi altresì che l'atto da equo è sprovvisto del parere dei revisori, l'assessore al bilancio propone al Consiglio Comunale di revocare in autotutela la delibera commissariale numero 13 del 5 luglio 2014, avente a oggetto gestione finanziaria durante la procedura di dissesto, articolo 250 del decreto legislativo 267-2000. Se non c'è nessuno che deve intervenire, possiamo passare direttamente ai voti. Chi è favorevole? Sì. Ordine dei lavori da parte del consigliere Aiello. Presidente. Fermo restando la disponibilità di sarà migliore di andare avanti spediti su questo punto, sarebbe però opportuno che l'assessore esponga la trattazione del punto e chiarisca anche le ragioni poste a fondamento della revoca, Presidente. Vogliamo capire cosa è successo, come mai c'è questa revoca, chi ha sbagliato e quindi come proseguire adesso. Quindi esponiamo, trattiamo il punto, l'assessore venga qui a spiegarci le ragioni di questa urgenza intanto e le ragioni del punto, e poi eventualmente si può valutare anche di non procedere con la discussione e procedere alla votazione, però lo lascio anche ai colleghi poi la valutazione. L'assessore in questo minuto è assente, quindi se qualcuno chiede, c'è l'assessore Mastrolembo, è stata richiesta la sua, vuole la delibera, le serve nulla per la revoca? È in base al punto numero 8 per la revoca, assessore Mastrolembo. Mi sentite? Sì, buongiorno. Allora, questo punto è, innanzitutto la straordinarietà e l'importanza del punto è dovuta al fatto che noi abbiamo delle somme che purtroppo, non essendo iscritti nel capitolo 2012, che è il capitolo di ribalto dove noi facciamo, prendiamo tutto quello che serve per il pagamento 2014, per causa di dissesto, automaticamente non avendo il capitolo non potevamo pagare, inserire questo argomento. L'argomento sono tre in tutto del delibera. In particolare abbiamo il progetto dei giovani Città e Futuro, che riguardavano 628.869,10 centesimi. Poi abbiamo i PAC Piano Infanzia, 883.000. La revoca, certo. Ah, sulla revoca, scusate. Sì, 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 allora, allora vi chiedo scusa, scusate la mia assenza purtroppo. Allora, il punto 8, questo è il punto 9, ok, ok. Sì, 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 va bene, vi chiedo scusa, la mia assenza momentanea ha causato questo disguido. Allora, la revoca è perché, non avendo il bilancio 2014 e non avendo il bilancio 2013, noi automaticamente non possiamo fare una variazione di bilancio. Quindi qualcuno ha portato a sbagliare il commissario straordinario, per cui in autotutela noi, accorgendoci di questo, richiediamo il ritiro, perché naturalmente è una riscrizione in bilancio su un bilancio che non esiste. Quindi è semplicemente questa la revoca che noi chiediamo. Di conseguenza non ho nient'altro da aggiungere che la revoca è dovuta solo che ci siamo accorti che la parola scritta riscrizione in bilancio non sussiste, in un bilancio che non esiste.
il bilancio 2013 non c'è, il bilancio 2014 non c'è, noi abbiamo ribaltamento, si chiama, del bilancio, noi tutte le spese che possiamo fare, il dissesto ci dice, questo ce lo dice il 250, l'articolo del TUEL, dove ci dice che noi comunque il riferimento facciamo alla spesa 2012, l'ultimo bilancio approvato, l'ultimo bilancio approvato è il 2012. Quindi di conseguenza una riscrizione in bilancio che al 2012 avrebbe comportato un sistema un po' farraginoso nell'ambito del processo di annullamento, che non conviene chiamarla riscrizione in bilancio, ma bensì, come voi troverete l'articolo, il punto 9, dove abbiamo preso atto di una autorizzazione alla spesa ai sensi del secondo comma dell'articolo 250. Che significa questo? Quindi, se noi lasciamo la riscrizione in bilancio, significa che noi dobbiamo apportare modifiche anche al rendiconto approvato 2012. Va bene? Quindi è una situazione contabile che in realtà non può portare a nessun risultato. Noi l'unica cosa che possiamo fare è una presa d'atto e di conseguenza chiediamo il ritiro per poter sistemare la partita dei conti. Solo questo. Grazie. Una. Hanno chiesto delle dichiarazioni di voto? Sì. 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 Sì, avevo già chiesto la dichiarazione di voto. Qualcuno ha chiesto l'esposizione. No, non l'avevo ancora chiesta, perdonatemi. Perdonate. Sì. Mi è stato chiesto di fare parlare Mastro Lembo e mi è stato chiesto di fare parlare il consigliere Maggiore. E il consigliere Tripoli non ha capito più che cosa è successo. E adesso, vista la loro, non se ne sta capendo veramente più nulla. Perché è una continua richiesta di andare avanti. Quindi fermiamoci un attimo e riflettiamo su quello che stiamo facendo. Possiamo? C'è prima il consigliere... Sull'ordine dei lavori c'è prima il consigliere Di Stefano e quindi poi il consigliere Maggiore. Posso segnare in ordine Di Stefano e Maggiore? Grazie. No, vogliono parlare, consigliere Tripoli. Presidente, l'intervento è sull'ordine dei lavori. Vediamo sull'ordine dei lavori, grazie. Grazie, Presidente. Allora, Presidente, io in realtà dall'intervento del consigliere e dall'assessore Mastro Lembo ne ho capito ben poco di quello che ha detto e sinceramente dico gradirei in aula la presenza del dirigente del settore finanziario, che probabilmente il dirigente può in qualche modo dare quell'informazione all'aula necessaria per poter votare in tutta serenità l'atto, perché la rappresentazione fatta dall'assessore Mastro Lembo in aula sinceramente non mi ha convinto, tra l'altro stavo parlando pure di un altro atto deliberativo. E quindi invito lei, Presidente, a sospendere i lavori, a chiamare il dirigente, a venire a relazionare qui in Consiglio Comunale e darci la possibilità poi eventualmente di avere un confronto sereno ed eventualmente di poter dare un altrettanto voto sereno a questo importante atto deliberativo, perché mi è sembrato che c'è un po' di confusione. Grazie, Presidente. Consigliere Maggiore.
se mi consentite, io vado, spiego il motivo per cui il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente alla proposta di revoca. Lo faccio sia nel ruolo di capogruppo sia nel ruolo di presidente della seconda commissione. Spiego. Ha chiesto, consigliere Di Stefano, aveva chiesto l'intervento del dirigente. Ha fatto la premessa che sta chiarendo perché sta votando. Ha chiesto l'intervento del dirigente, avendo chiesto l'intervento di Mastro Lembo e dovendo spiegare la motivazione che spinge il Movimento 5 Stelle a votare favorevolmente, la stavo banalmente spiegando. Penso di essere stata anzi fin troppo sintetica negli interventi precedenti. Gli altri hanno già fatto dichiarazioni. Posso? Sull'ordine dei lavori allora la devi fare. Cioè poco fa eravamo già quasi per votare, poi mentre in un attimo prima il consigliere lo ha chiesto la parola e ha detto che voleva l'intervento di chi aveva promosso la cosa e quindi dell'assessore Mastro Lembo. Quindi in questo istante dove siamo? Perché ci stiamo perdendo? Siamo sull'ordine dei lavori adesso. Bene. Quindi consigliere allora, maggiore sull'ordine dei lavori. Noi abbiamo già un parere molto chiaro su questa proposta, avendola già analizzata. Premesso questo, per maggiore chiarezza rispetto ai consiglieri, laddove i consiglieri avevano già sollevato delle perplessità circa la conoscenza della delibera, dico, il Movimento 5 Stelle non ha nulla al contrario laddove il dirigente fosse presente a chiamare il dirigente. Laddove per motivazioni altre il dirigente, io non so ovviamente, noi non sappiamo dove sia in questo momento, come tutti i consiglieri comunali, il dirigente fosse assente, noi, proprio perché abbiamo già esaminato la proposta in commissione, siamo disponibili a fornire tutte le considerazioni che hanno posto la commissione, come detto bene dagli altri consiglieri, all'unanimità, a spiegare le motivazioni per cui questo parere di revoca e poi successivamente la proposta di delibera è stata espressa all'unanimità. Grazie. Può intervenire? C'è l'assessore Mastro Lembo che voleva rispondere a Di Stefano e poi c'è Amoroso e poi c'è Tornatore. Sempre sull'ordine dei lavori. Perfetto. E allora, Amoroso. Grazie, Presidente. Io penso che sia importante la presenza qua del dirigente, perché onestamente io posso capire che il Movimento 5 Stelle abbia l'assessore che abbia spiegato nei minimi dettagli questa determina, oppure loro sono presenti in tutte le commissioni con numeri abbastanza maggiori rispetto agli altri componenti e agli altri partiti. Ma è pur vero che non ci sono altri componenti, altri partiti presenti nella commissione bilancio. Quindi io la invito a sospendere subito il lavoro, anche perché la spiegazione dell'assessore Mastro Lembo non ci ha per niente chiarito bene le idee, e per avere una visione accurata dell'atto e per votare nella maggiore tranquillità possibile chiediamo che venga il dirigente a spiegarci la determina. Grazie. Consigliere Tornatore. Io gliel'ho data, l'ho lasciata lì la delibera. Gliel'ho portata poco fa. Sì, grazie Presidente. Io richiamo anche l'appello fatto al consigliere Amoroso. Presidente, scusa, sì. Con questo passaggio per sì, il gruppo consigliere del Partito Democratico non è in seconda commissione. Quindi io, avendo ora esaminato gli atti, anche insomma, dopo l'intervento dell'assessore Mastro Lembo, penso che sia fondamentale, a tutela di tutto il Consiglio Comunale, che il dirigente del settore bilancio sia presente in aula. Perché noi leggiamo una delibera del commissario straordinario che porta il parere favorevole del dirigente e la dirigente Guttuso. Quindi che dà legittimità all'atto.
il 5 giugno. Poi abbiamo ora una delibera, una proposta di delibera da parte poi del Consiglio Comunale che riporta anche questa il voto favorevole di legittimità della delibera, ma è una delibera che revoca la delibera precedente che prova, a cui aveva dato la legittimità. Allora, io penso che qui non c'entra niente l'amministrazione o la presidenza o i consiglieri comunali, ma penso che prima di andare a votare sulla revoca di un atto, tra l'altro del commissario straordinario, qui non è un atto che ho fatto io così, io penso che sia necessario e fondamentale, prima di procedere, anche per dare un voto, come dire, un voto consapevole alla revoca in autotutela, di far intervenire, quindi di chiamare i dirigenti, anche perché le ricordo, e ricordo anche all'amministrazione e all'Aula, che nei consigli comunali i dirigenti, noi è da anni che lo diciamo per chi già c'era prima, i dirigenti devono essere in Aula, perché quando si trattano temi specifici, tecnici, e si parla di pareri tecnici dei settori, i dirigenti devono essere in aula, perché la garanzia della legittimità dell'azione tecnica di un atto ce la danno i dirigenti, non ce la dà certo l'assessore, che può essere un tecnico ma è comunque un assessore, quindi dà l'azione politica, non può essere il sindaco e ne può essere neanche il presidente della prima, della seconda, della terza e della quarta commissione. Quindi penso sia fondamentale, lo dico anche ai colleghi della maggioranza, prima di arrivare alla dichiarazione dei voti, alla dichiarazione di voto, sarebbe necessario, a tutela di tutto il Consiglio Comunale, capire, la dirigente ci deve spiegare perché prima dà dei pareri favorevoli ad una delibera del commissario straordinario, quindi tra l'altro manco voi ce l'avate ad amministrare, poi dà i pareri di legittimità ad una revoca di una delibera che lei aveva firmato. Cioè penso che prima di votare la dottoressa Cuttuso deve chiarirci perché dà due pareri favorevoli a due delibere che poi l'una revoca l'altra. Quindi dico, Presidente, a tutela dell'Aula, di tutti i gruppi consigliari, di tutte e 30 consiglieri comunali, penso sia fondamentale che il dirigente sia in Aula. Grazie. Visto che la dirigente Cuttuso non è presente, potremmo leggere la delibera che lei ha scritto. Possiamo procedere? L'avete letta? Allora l'avete letta? La proposta la possiamo leggere? Possiamo leggerla? Sì, ma c'è una parte che è scritta dal dirigente. Allora, la dirigente non è presente. Possiamo leggerlo quello che lei ha trasmesso? Non c'è. Possiamo leggerlo, anche perché alla fine è sempre il Consiglio Comunale che deve decidere. Quindi la leggiamo, vediamo che cosa si decide. Allora, il dirigente non è presente. È fuori sede. È fuori, è a Roma, che io sappia. Posso leggere la delibera? Scusatemi un attimo. Oggetto delibera commissariale numero 13 del 5/6/2014. Revoca parere contabile ai sensi dell'articolo 21. 241-90. Dopo un'attenta esamina delle norme relative alla gestione del bilancio durante la procedura del risanamento, a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo... Scusate, un po' di silenzio in aula, grazie. Perdonate, possiamo continuare a leggere? Anche perché così da casa, che non sanno di che cosa stiamo parlando, c'è una televisione, almeno mettiamo tutti al corrente di questa cosa. Lo leggiamo con calma e poi decidiamo. Dell'articolo 246 del TUEL, considerato che la norma in questione non autorizza una variazione di bilancio PEG, ma consente il superamento dello stanziamento dei capitoli previsti nell'ultimo bilancio approvato, superamento che deve essere adeguatamente finanziato ed espressamente individuato nelle sue fonti nell'esercizio 2014. Considerato inoltre che i prospetti allegati alla delibera in oggetto, relativi allo staff, settore secondo e settore terzo, prevedono una variazione di bilancio attraverso operazioni di stornio ed impinguo, prendendo a riferimento capitoli del bilancio 2012. Bilancio pesantemente influenzato da entrambe straordinarie non ripetibili nel bilancio equilibrato che si andrà a redigere per l'anno 2014.
Preso atto altresì che l'atto in questione doveva essere trasmesso prima della sua adozione al Collegio dei Revisori e per il previsto parere, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, in quanto trattasi di atto relativo alla programmazione economica finanziaria, per quanto sopra, ai sensi dell'articolo 21 della legge 241/90, si revoca in autototela il parere contabile apposto in calce alla delibera 13 del 5 giugno 2014. Io so che abbiano anche già votato i revisori dei conti su questo, giusto? La Commissione mi può confermare che i revisori dei conti hanno approvato questa cosa? Successivamente? Grazie. Alla fine, su tutto questo che è stato proposto, è il Consiglio Comunale che deve decidere. Quindi nessuno sta dando per scontato. Apriamo la discussione a questo punto. A questo punto, visto che è stato messo in discussione il fatto che non sia presente il dirigente e che non basta leggere quello che lui ha trasmesso prima che l'assessore Mastrolembo e il parere dei revisori dei conti e della commissione, penso che sia meglio aprire i lavori. E poi mi scusi di Stefano, sull'ordine dei lavori ha già parlato. Per il richiamo al regolamento. Non c'è il numero, lo so che non c'è il numero. Consigliere Filippo Tripoli, lo so che non c'è il numero. Io vorrei passare direttamente ai voti, ma non si può. Presidente. Se c'è un'altra persona che vuole dare un altro parere sull'ordine dei lavori. No, assolutamente. Io andrei al voto. Facciamo parlare un attimo il consigliere Di Stefano che già si è accomodato e non vogliamo essere scortesi. Dopodiché, dopo questo punto, passiamo ai voti. Grazie Presidente. Presidente, vede, quando si fanno le cose di fretta, poi capita qualche stiamo caso. Perdendo 650.000 euro perché no, non si preoccupa, ora vediamo. Opportuno era che lei si accertasse preventivamente che nel giorno del Consiglio Comunale il dirigente era presente in aula di fronte a un importante atto, tra l'altro dove il dirigente revoca il parere a una delibera commissariale. Lasciamo stare quello che è scritto, perché quello che è scritto va spiegato meglio. Ora Presidente, le chiedo un'altra cosa e qui mi rivolgo pure al segretario che le può essere da supporto. Su questo atto deliberativo non c'è il parere del Collegio dei Revisori. Ora Presidente, per richiamo al regolamento. Ora qualcuno mi può dire se su questo atto deliberativo non è necessario il parere del Collegio dei Revisori? Qualcuno qua lo può dire all'Aula, lo può riferire all'Aula, perché io ho qualche dubbio. È in autotutela, ma noi non sappiamo in autotutela che cosa stiamo andando a deliberare, perché questa non è una delibera che ha fatto il Consiglio Comunale e quindi non è... No. Stia tranquillo, assessore, stia tranquillo, ma pure lei... Un attimo, raga, per favore, non intervenite dal... Assessore... Infatti gli sto chiedendo qual è l'articolo adesso. In base a quale articolo ci deve essere il discorso dei revisori dei conti? Assessore. Visto che è in autotutela. Assessore, è in autotutela. Presidente, mi scusa un attimo. Assessore, stia calmo. Quando è il suo turno viene qui al microfono e ci viene a illuminare. Però stia calmo da lì. Allora, Presidente, l'articolo del regolamento è questo. Vogliamo sapere se su questo atto deliberativo... No, è l'articolo, consigliere Di Stefano, l'articolo, la prego. Vogliamo sapere. Per favore, consiglieri in aula, glielo sto chiedendo io. L'articolo, consigliere Di Stefano, me lo ricordi, per favore? Consigliere Di Stefano, mi può ricordare quando, l'articolo? Quando i suoi colleghi si calmano, Presidente. Ho detto, quando? Per richiamo al regolamento. Quando? Per richiamo al regolamento, non ho parlato di articolo. Le stavo dicendo
Volevo sapere, allora, secondo il regolamento contabile, se questa delibera necessita di parere del collegio del revisore o no. Qualcuno deve rispondere a questa domanda, semplicissimo. Semplicissimo, Presidente. Quindi dobbiamo andare a cercare adesso nel regolamento. Qualcuno, che può essere il segretario comunale, risponda all'Aula rispetto a un quesito che l'Aula pone. Semplice. Grazie. Risponde il segretario generale. In ordine alla richiesta fatta al consigliere Di Stefano. Il microfono. In ordine alla richiesta fatta al consigliere Di Stefano, devo dire che, non essendo purtroppo la mia materia e quindi non conoscendo affatto l'argomento, mi posso semplicemente rifare ai principi generali del diritto. Qua noi stiamo parlando di una revoca di un atto, non stiamo parlando di adozione di atto per i quali ci possono essere dei pareri più o meno vincolanti. Per cui dico, ritengo, ma soltanto rifacendomi ai principi generali, perché sconosco, devo essere sincero, il regolamento della contabilità, che potrebbe anche prevedere qualcosa del genere, ma sui principi generali dell'ordinamento giuridico qua stiamo parlando di revoca di un atto, dall'altra nota tutela, quindi non credo sia necessario, è un mio parere. Grazie. Presidente, non le nascondo che è snervante ogni volta dover intervenire, citare la norma per principi e diritti che sono all'evidenza irriconoscibili. Allora, nell'atto che noi siamo chiamati a votare oggi, ci dice che ha ritirato il parere, che è una cosa inaudita. Ritira il parere di quell'atto già approvato dal commissario, e quindi deve venire qui in aula a spiegarci perché. Qua non è ostruzionismo, qua parliamo di semplici regole elementari. Cosa stiamo chiedendo? E poi, Presidente, se oggi il Consiglio Comunale lei l'aveva convocato per questi due punti e non per gli altri, sbagliando, glielo sottolineo, doveva almeno preoccuparsi con l'assessore competente che venisse una sola figura, che era quella del dirigente, a spiegarci i chiarimenti che il consigliere Di Stefano, il consigliere Iello o anche i consiglieri di maggioranza potessero avere. Quindi la figura del dirigente o di un funzionario che possa rispondere a queste due domande è legittima. Tra l'altro, un dubbio che dovrei porre al dirigente è questo: visto che non si tratta di ragioni di opportunità, perché la revoca in autotutela può avvenire anche per ragioni di opportunità, perché è efficacia ex nunc, cioè da oggi per il futuro, ma se vi sono vizi di legittimità, cioè se l'atto era ab origine illegittimo, da quello che sembrerebbe dalla parte in premessa, Presidente, allora dovremmo valutare forse dell'annullamento in autotutela, cioè annullarlo dall'inizio. Ma sono aspetti che qua non si vuole proporre in maniera, diciamo, pretestuosa. Credo che siano aspetti seri, a garanzia di tutti i consiglieri comunali, anche dei 18 del Movimento 5 Stelle che voteranno. Quindi invito tutti a aprirci un attimino gli occhi e a sentirlo un parere in più, perché un parere in più può essere anche di maggior tutela per tutti noi che votiamo. Quindi il consigliere Di Stefano, sulla base di queste informazioni, chiede chiarimenti agli uffici e credo che sia legittimo accontentarlo. Quindi chiedo di proseguire in questo modo, Presidente. Ci sono altri che vogliono intervenire? C'è qualcuno che vuole intervenire su questo discorso? Se non vuole intervenire nessuno, io lo dico, forse non l'avete sentito bene, ma non lo lei dica solo che dovesse per il discorso era, perché non c'è il revisore dei conti? Volevo ricordare che nella precedente, di cui il dirigente aveva dato, sta chiedendo la revoca, il parere contabile precedente partiva dal fatto che mancava il parere del revisore di conti in quello precedente. Quindi è anche questa una delle motivazioni per cui lei ha ritirato il suo parere. Mancava automaticamente, e quindi lei, in virtù del fatto che mancasse il parere del revisore dei conti, ha potuto ritirare il suo parere favorevole, e adesso si chiede la revoca, ma la si chiede anche al Consiglio Comunale.
Quindi il fatto che lei sia più o meno presente, io non so se è così fondamentale. Perdonatemi. Ma è stata votata anche all'unanimità dentro la commissione. Perdonatemi, ma comunque lunedì mattina, quando c'erano riunite le due commissioni congiunte, c'erano molti di più delle persone presenti. Se c'era un dubbio, potevate anche supportarlo quella mattina, dico, giusto? E in maniera informale, però si è sempre... E allora diamo, apriamo la discussione e diamo la parola all'assessore Mastrolembo. Chi altro si vuole iscrivere a parlare lo dica. Un attimo. Parla l'assessore Mastrolembo e... Un attimo. L'assessore Mastrolembo vuole specificare. Il funzionario non è presente, è a Roma. Allora, il funzionario ha un grave problema personale. Ha un grave problema personale, non è presente. Aveva una visita già fissata per problemi personali. Vi prego, per favore. Quindi, se vi può bastare la mia dichiarazione, ok. Se no, per quanto mi riguarda, possiamo anche ritirarlo. Nel senso che, ve lo spiego subito, se noi non annulliamo questa precedente delibera, non possiamo fare la seconda delibera. Questo è stato perché io ho dovuto ritirare di urgenza. Il problema è perché l'atto precedente è viziato, non è stato fatto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori. Punto. Non mi fate dire altro perché non c'è. Ho detto che non c'è altro. L'ho detto adesso quindi, anch'io che manca allora, il parere dei revisori. Se io dico che non c'è, non c'è. Per cui, onde evitare che abbiamo problemi con la delibera successiva, questo è il problema. Quindi vi esorto, vi chiedo la cortesia di valutarlo se è o no il caso di. Considerate che si tratta in autotutela, non si tratta altro. Quindi il parere negativo è stato ritirato dalla parte del dirigente perché... si è accorta successivamente che era obbligatorio. Il parere favorevole è stato dato di nuovo al ritiro perché si è accorta che mancava questo atto. Scusate, c'è stato un errore nel momento in cui ha parlato. Mi scusi, assessore Mastrolembo, favorevole era il parere. Chiariamo perché altrimenti ci può essere un disguido. Il parere favorevole è stato ritirato. Perché mancava quello del revisore. Perché mancava l'atto presupposto, quello del parere del Consiglio del Collegio dei Revisori. È semplicemente sul discorso del 2014, punto. C'è la discussione aperta, però non lo interrompo. Abbiamo aperto la discussione. No, 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 non è aperto. Scusate, sull'ordine dei lavori, visto che c'è molta confusione anche in aula, perché non sappiamo se c'è la discussione generale, la votazione, l'assessore è intervenuto, poi abbiamo tanti dubbi da capire. E visto che ci hanno detto che tra l'altro il dirigente in questo momento non ci può essere, prima di fare passi avanti e per evitare che si possa poi dire che noi facciamo ostruzionismo sulla delibera come se non ci interessa il bene della città, e questo penso che sia fuori da ogni dubbio, perché qui dobbiamo andare a votare una delibera che ne revoca un'altra, diciamo, e quindi è una cosa molto seria. Allora io dico e le chiedo, posso sospendere un attimo i lavori? Si riunisce con i capigruppi dei gruppi consigliari presenti e vediamo come andare avanti, che tipo di azione dobbiamo andare a intraprendere e poi riprendiamo i lavori. Questo sarebbe meglio per evitare qualsiasi confusione e per capire come procedere, visto che c'è un atto importantissimo, che è la seconda delibera, che è quella invece che riguarda i finanziamenti. Per favore, silenzio in aula mentre il consigliere che riguarda sta i finanziamenti. Allora io dico, secondo me, Presidente, l'invito che le faccio, sospenda un attimo i lavori, convochi tutti i gruppi consigliari, capigruppo, e vediamo come procedere, perché comunque un problema c'è ed è molto serio. Quindi dico, perché altrimenti ci accavalliamo, facciamo interventi e non sappiamo mai cosa dobbiamo fare e perdiamo solo tempo. La sospensione dei lavori
Sulla sospensione dei lavori dobbiamo votare, se sono tutti d'accordo? Siete d'accordo a votare sulla sospensione dei lavori e fare un riordino fra i capigruppo, così andiamo avanti e cerchiamo di chiudere questa discussione, per favore? O sospendiamo direttamente? Sospendo la seduta per un attimo per avere un discorso con i consiglieri, con i capigruppo. Convochi i capigruppo alla presidenza, grazie. Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Con l'ordine per controllare la presenza in aula dei consiglieri. È acceso. Il microfono è acceso, adesso si sente? Grazie. Aiello Alba Elena. Aiello Pietro. Aiello Romina. Alpi Annibale. Amoroso Paolo. Amoroso Paolo. Atanasio Fabio. Baiamonte Gaetano. Barone Angelo. Bellante Vincenzo. Castelli Filippo. Era assente poco fa. Chiello Giuseppina. Cirano Massimo. Clemente Claudia. Il pallino c'è. Dagati Biagio. Danna Francesco. Di Stefano Domenico. Finocchiaro Camillo. Gargano Carmelo. Gianmanco Rosario. Gianmarresi Giuseppe. Giuliana Sergio. Logalbo Maurizio. Maggiore Marco. Maggiore Maria Laura. Rizzo Michele. Scardina Valentina. Tornatore Emanuele. Tripoli Filippo Maria.
Vella Maddalena e Ventimiglia Mariano. Rispetto al precedente appello sono entrati nel frattempo in aula Camillo Finocchiaro e Francesco Danna. Quindi adesso i presenti sono 28 e due soltanto assenti, mentre nel precedente appello avevamo 4 assenti. Possiamo procedere ascoltando gli ulteriori chiarimenti dell'assessore Mastrolembo e passare poi direttamente alla votazione. Va bene là. E allora, vi chiedo scusa innanzitutto per forse vi ho pensavo, io stavo per scontato che voi conoscevate l'atto, ma giustamente fate rilevare che il tempo necessario è stato poco, per cui molti non hanno potuto avere l'opportunità di capire bene cosa chiedevamo. Allora, io parto dalla delibera 13, quella che noi in realtà ci siamo accorti che c'erano dei problemi di vincoli per il bilancio 2014, ma in particolare che cosa diceva questa delibera? La leggo per capire meglio il discorso. La commissaria dice: vista la propria delibera 5 del 2014 con la quale ha formalmente esplicitato la dichiarazione di dissesto finanziario, e si parte da questa che ci blocca tutto, dice: premesso che l'articolo 250 del TUEL dice un primo comma che le spese e le deliberazioni del dissesto finanziario è sito dalla data approvazione dell'ipotesi di bilancio e che le spese di cui è l'articolo 261 dell'ente locale non può impegnare, rifacendosi al 2012, l'ultimo bilancio approvato per noi è il 2012. Che dice ancora? Nella parte deliberativa di questa 13 dice individuare, ecco dove sta la parola, individuare fino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al 261 del TUEL le spese da finanziare per mancanza e o insufficienza di previsione del bilancio 2012, il bilancio di riferimento nostro, secondo i prospetti predisposti dei singoli dirigenti che al presente si allegano. All'interno di questi prospetti c'erano determinate voci. Queste voci in realtà ci bloccavano e dice al di fuori di questo non potete più scrivere niente fino all'approvazione dell'ipotesi stabilmente equilibrata. Che cosa ci dice questo? Mi bloccava un eventuale ingresso di somme che in realtà nel 2012 non esisteva il capitolo o addirittura era carenza di alcuni altri capitoli. Benissimo, questa delibera per quanto mi riguarda poteva essere annullata per due aspetti in autotutela. Una è questa che mi blocca e quindi mi serve che mi liberi per poter attuare la seconda delibera del punto 9. Mentre l'altra questione che ci siamo accorti insieme ai revisori dei conti, perché io avevo chiesto un preparere da loro, dice: noi non l'abbiamo mai vista questa deliberazione del commissario, per cui c'è un vizio anche di forma. Benissimo, allora la ritiriamo e possiamo in autotutela, loro stessi ci consigliano di ritirarla in autotutela anche perché, io dico, non avremmo potuto fare la seconda delibera, quella in cui noi abbiamo i problemi grossi di perdita di somme. Già vi dico che questa perdita di somme e dovevamo noi portare gli atti all'assessorato entro il 20. L'altro ieri mi sono visto col dirigente generale che attraverso una nota di interruzione mi farà, ci chiederà per iscritto se o no mantenere queste somme, perché mantenere queste somme, volevo chiarire a tutti che qualora noi non arriviamo a spenderle, e faccio una prima correzione a chi ci ha preceduto in questi discorsi, non è la rendicontazione entro dicembre 2014, ma una prima rendicontazione della spesa deve avvenire entro settembre 2014, quindi significa che noi non possiamo andare in ferie, perché io dovrò far spendere almeno nella parte che riguarda l'acquisto di beni e servizi all'interno di questo programma
entro settembre almeno gli do la possibilità all'assessorato di dire: io guarda che sto spendendo, perché deve relazionare agli organi competenti dicendo che comunque la spesa è spendibile. Fermo restando questo, allora, siccome a me mi interessava bloccare e svincolare l'iscrizione in bilancio, tra virgolette, vi dico che l'iscrizione in bilancio non esiste, bensì esiste la presa d'atto o l'autorizzazione a una spesa superiore rispetto al secondo comma del 250 del TUEL, perché mi dà la possibilità larga, anche nella sua lettura, di poter affrontare delle situazioni che noi, come voi, vi siete integrati a appena due mesi nemmeno, quindi ci troviamo nel passato che degli atti che non erano stati fatti, ecco perché ci troviamo all'emergenza. Quindi a questo punto io dico, era la soluzione migliore quello di ritirarla in autotutela. Infatti, se voi vi accorgete, il problema del parere ritirato dal dirigente del primo settore, in realtà io non dico visto, nel visto io dico ritiro in autotutela, e dovete stare attenti quando ci sono delle correzioni fatte e delle tra le righe, voglio dire, non voglio dire, ma perché non devo dire che cos'era per me l'atto illegittimo? Il mancanza di parere. Ok, allora io automaticamente, considerate che manca il parere, lo ritiro in autotutela. Va bene, questa è tutta la motivazione per cui io, a posto del dirigente, ve lo dico chiaro, non l'avrei ritirato, ve lo dico a voce, non l'avrei ritirato il parere, anche perché non, a questo punto non mi interessava più il ritiro del parere, a me interessava semplicemente che comunque era in autotutela e veniva riesaminata tutta la determina, perché non è che vuol dire non bloccare, perché andava a portare dei fissi, dei paletti ben precisi che noi non potevamo fare niente al di fuori di questa determina delibera 13 del commissario. Ecco qual è il problema centrale e tutto questo manicomio che sta venendo fuori. Però vi credo, non c'è altro sotto, non c'è nessuna nascondere la verità. Si tratta semplicemente di opportunità nell'ambito del punto. Se poi la questione può essere anche attenzionata da parte vostra, io pensavo che in commissione si era discussa sufficientemente la cosa, avevamo portato anche il ritiro del parere da parte del dirigente, avevamo detto comunque, e lo spieghiamo, considerato che il parere di regolarità contabile è obbligatorio, in quella delibera era obbligatorio perché si andava a modificare quello che era l'atto centrale del nostro spendere domani per il 2014, quindi diventa obbligatorio il parere, è vincolante molto spesso, va bene per alcuni aspetti. Pertanto in questa idea, in questa iniziativa, noi abbiamo ritenuto opportuno di ritirarlo in autotutela. Questo significa che comunque gli atti successivi sono legittimi a tutti gli effetti, perché ci sblocca. Lo sto dicendo ai fini soltanto di sbloccare il PEG, per capirci, un PEG che in realtà non esiste. E l'altra volta qualcuno di voi l'aveva accennato, è un ribalto del bilancio 2012. Vi prego di non insistere su questo, è semplicemente un ribalto. Poi la spesa deve essere scritta nel 2012. Se noi non la troviamo scritta nel 2012, nell'ambito del 261 non possiamo spendere, almeno che non riteniamo opportuno che quelle iniziative intervengano col primo e secondo comma del 250 del TUEL. Grazie. Dopo la parola di Mastro Lemmolo ho detto che saremmo passati direttamente ai voti, quindi passiamo direttamente ai voti, a meno che non ci sia la dichiarazione di voto di qualcuno. L'ho detto prima, consigliere Di Stefano, mi perdoni. Ho detto poco fa, chiariamo ulteriormente con l'assessore Mastro Lembo, passiamo ai voti, quindi potete solo intervenire sulla dichiarazione di voto, altrimenti passiamo direttamente ai voti. Dichiarazione di voto. 3 minuti e su dichiarazione di voto. Aperta la votazione, sta scrivendo il segretario generale. Grazie Presidente. Presidente, ho seguito attentamente l'intervento dell'assessore Mastro Lembo.
e mi è sembrato di capire, per quello che ha riferito all'Aula, che l'unico problema del ritiro del parere da parte del dirigente è stato il fatto che mancava a quell'atto deliberativo del commissario, mancava il parere del collegio del revisore. E quindi c'è stata la necessità di fare un passo indietro e di reiterare il parere contabile dato alla delibera commissariale. Bene. Io però ho letto l'intervento del dirigente all'interno dell'atto deliberativo, che dice: oggetto delibera commissariale numero 13 del 5 giugno 2014, revoca parere contabile. Dopo un'attenta disamina delle norme relative alla gestione del bilancio, durante la procedura del risanamento a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del TEUL, considerato che la norma in questione, ecco, considerato, attenzione a queste parole, considerato che la norma in questione non autorizza una variazione di bilancio o PEG, ma consente il superamento dello stanziamento dei capitoli previsti dall'ultimo bilancio approvati, quindi altra problematica. Quindi le problematiche già sono due. Poi dice, preso atto altresì che l'atto in questione doveva essere trasmesso prima della sua adozione al collegio del revisore per il previsto parere, in quanto trattasi atto relativo alla programmazione, quindi preso atto altresì di questa altra ulteriore mancanza, decide di ritirare il parere contabile. Quindi, assessore, il problema non è che manca solo il parere del collegio del revisore, sono state fatte delle violazioni di norme. E quindi chi a suo tempo ha fatto questo atto delega questo consiglio comunale, che non è assolutamente responsabile di quanto è stato fatto il 5 giugno, delega questo consiglio comunale a revocare in autotutela quello che è stato fatto. L'approfondimento che io chiedo, perché qua il problema qual è? Che in sede di... bisogna incamerare... Consigliere Di Stefano, lei non sta chiedendo un approfondimento, sta facendo una dichiarazione di voto, mi permetta? Presidente. No, non mi dica Presidente. Quando finisco i 10 minuti? E allora sono già finiti. Se devo essere sincera sono già finiti. Io l'avevo anche avvertito prima. Presidente, per... Mi permetta, quindi dia la sua dichiarazione di voto adesso. No, Presidente, se ho finito me ne vado. Se non... Sono senza dare la... Ma scusi, ma sei venuto per darmi la dichiarazione di voto? Sì, Presidente, ma io stavo concludendo il ragionamento. Se è scaduto mi dà il la tempo, dichiarazione di voto? Se è scaduto il tempo e lei mi chiede di andare a posto, io vado a... No, io non le chiedo di andare a posto, l'ho avvertita che stavano scadendo e le ho chiesto la dichiarazione di voto. E ora che facciamo? Mi dà la dichiarazione di voto. E se io continuo il ragionamento, cosa faccio? Mi mando a posto. Ma lei stava chiedendo un approfondimento. Presidente, in questo istante. Decida quello che deve fare, se devo continuare o se devo andare a sposto. Io voglio la sua dichiarazione di voto. Sì, ma decida, se mi fa concludere, Presidente. Lei deve decidere, lei... Io l'ho avvertita prima che si stava concludendo il tempo. Presidente, non l'ho concluso, non ce l'ho fatta i 3 minuti. E allora mi permetta, faccia dare la sua dichiarazione di voto. Mi dispiace doverla interrompere. Presidente, devo concludere il ragionamento. No, mi permette, ha chiesto un approfondimento in questo istante. E allora, e quindi non è più una dichiarazione di voto se lei mi chiede un approfondimento. Lei parla più di me, Presidente, non se ne rende conto. Allora, il consigliere Di Stefano, si accomodi, grazie. Grazie, Presidente. Prego. Ci sono altre dichiarazioni di voto prima di passare ai voti? Filippo Tripoli, per dichiarazione di voto dirò prima, per cortesia, i 3 minuti. Vi avvertirò 2 minuti prima. Per me, così... Perché non mi dispiace mandare al posto il consigliere Di Stefano, ma purtroppo l'avevo anche avvertito prima. Certo. Sempre per dichiarazione di voto, Barone. Allora, Presidente, io sarò brevissimo. Grazie. Io esprimo il mio voto favorevole a quest'atto deliberativo e non parlerò neanche al secondo atto deliberativo conseguenziale, perché il mio voto sarà conseguenziale a questo, quindi è favorevole. L'unica cosa che voglio dire ai colleghi consiglieri di maggioranza e ai cittadini
è che gli approfondimenti sono utili e non sono perdita di tempo, anche se in consiglio comunale si pensa di perdere qualche minuto in più, in realtà si fa un servizio alla città, perché c'è chi, alcuni, grazie, c'è chi alcuni questi atti deliberativi non li ha visti, non essendo in seconda commissione, e li sta approfondendo. Detto ciò, noi oggi stiamo svolgendo un ruolo importantissimo, perché stiamo sanando un errore della dirigenza, è un errore che la dirigenza ha fatto commettere al commissario straordinario La Iacona. Chiaro? Quindi noi dobbiamo avere chiaro quello che stiamo facendo per il bene della città. Stiamo sanando un errore della dirigenza e quindi conseguenzialmente del commissario straordinario. Quindi noi siamo molto più responsabili di quello che si possa pensare. Detto ciò, mi auguro che votati questi due atti deliberativi, l'assessore Puleo si premuri affinché poi conseguenzialmente si faccia il bando in base alle somme che vengono introitate, perché entro dicembre 2014 dobbiamo rendicontare, e in realtà settembre. E in realtà l'assessorato regionale alla famiglia non ci ha chiesto. Consigliere Tripoli, Presidente, mi permetta dichiarazione di voto, questo è un consiglio che sta dando l'assessore. Presidente, io capisco che lei vuole entrare anche nel merito di quello che io dico, io sto giustificando la mia dichiarazione di voto. Se è concesso me lo permettete, se no dico soltanto voto favorevole, non penso che siamo i regimi stalinisti. Io ancora un minuto e 06, chiaro? Quindi io motivo la mia dichiarazione favorevole sapendo che stanno un errore della dirigenza e sapendo che do la possibilità a questo comune di fare entrare delle somme. Mi pare che sia un ragionamento consono alla mia dichiarazione di voto, perché c'è chi si astiene perché non conosce i fatti, c'è chi vota contro perché neanche è stato in seconda commissione e non è stato convocato precedentemente. Detto ciò, le do un consiglio, proprio perché siamo in consiglio comunale e si danno anche consigli, che quando si tratta di argomenti così delicati, al di là che uno sia presente in seconda commissione o non sia presente in seconda commissione, di convocare la conferenza dei gruppi consiliari in maniera tale che faccia da camera di compensazione in un organo ufficiale per discutere di fatti che poi vanno in consiglio comunale. Questo era quello che volevo dire. Sul secondo punto io neanche interverrò, perché già l'ho detto prima, voto favorevole. Adesso, assessore Puleo, buon lavoro. Ciao Puleo, l'interesse del paese. Consigliere Barone. Buongiorno a tutti, grazie Presidente per dichiarazione di voto. Io premetto che non faccio parte della seconda commissione, non conosco gli atti, non ho avuto modo di approfondirli, però voglio essere utile giustamente al Comune affinché possa recepire e spendere queste somme. Io, pur riservandomi di chiedere approfondimenti per questa votazione, mi astengo. Tornatore. Sì, grazie Presidente. Allora, il gruppo consigliere del PD non è presente in seconda commissione. Inoltre abbiamo chiesto la presenza del dirigente, perché non essendo stati in seconda commissione, non avendo lei convocato una capigruppo, che è una conferenza permanente, quindi può essere convocata in qualsiasi momento lei lo ritenga necessario, perché appunto soprattutto quando si tratta di un consiglio urgente e straordinario, e visto il peso di questo voto, di questa delibera in autotutela che viene revocata, e ripeto, come ho detto poco fa, un dirigente che dà parere di legittimità in una delibera, poi ne dà legittimità in un'altra che revoca la prima, ci sembra insomma che almeno dovesse in aula spiegare, a darci spiegazioni. Detto questo, il gruppo del PD si astiene dal voto. Aiello Pietro. Presidente, con tristezza devo dire che do queste motivazioni a supporto del voto. Con tristezza devo dire che sta passando un criterio oggi in tutto il Consiglio Comunale. Il criterio è che il fine giustifica i mezzi. Il fine, che è quello di
poter revocare o annullare quest'atto e poter tempestivamente approvare quello successivo, che è un fine condiviso anche da San Migliore e anche dal consigliere Piraiello. Deve essere portato avanti con qualunque mezzo, anche non guardando i regolamenti, anche lasciando stare se ci sono consiglieri che pongono domande, interrogativi, che possono essere anche interrogativi anche legittimi, che possono essere interrogativi anche che possono anche a distanza di 6 mesi, un anno, accorgerci che l'atto poi ha approvato velocemente fosse viziato, fosse inficiato e tutto il castello può anche andare a cadere. Quindi intanto io condanno fermamente l'emergenza democratica che già si verifica alla quarta seduta in quest'aula. Un consigliere comunale, il consigliere Di Stefano, in maniera legittima, citando l'articolo del regolamento, l'articolo 41, chiede una cosa sacrosanta: il dirigente in aula perde chiarimenti tecnici che riguardano proprio il dirigente, che non ci può dire l'assessore, perché l'assessore, lo sfido a dire se si assume la responsabilità degli atti fatti dal dirigente, se ne assume o ne prende le distanze, assessore, glielo dico io, ne prende le distanze, perché è un fattore, un elemento del dirigente, presidente. Quindi di fronte alla richiesta legittima di chiarimenti, la risposta è: si vota, non perdiamo tempo, stampiamo che sono panini, sono brioche che dobbiamo stampare, perché dobbiamo fare quantità, non qualità. I problemi sollevati, presidente, voglio dire una cosa importante: io sono rappresentato in seconda commissione e penso che abbiano fatto bene i consiglieri, tutti i consiglieri della minoranza in seconda commissione, a votare favorevolmente l'atto laddove non erano emersi dubbi dalla discussione, discussione di una seduta per ragione dell'urgenza, preciso. Ma se c'è qua in aula dei consiglieri di minoranza, alcuni consiglieri che sollevano questioni nuove, non è che quel parere dato è vincolante per la vita. L'aula è previsto, il regolamento del consiglio è previsto, i chiarimenti del dirigente, la discussione, sono tutti strumenti che servono per acquisire maggiori informazioni e poi qui si dà l'ultima parola, il valore definitivo. Quindi bravi colleghi, ma non toglie il fatto che se qui come oggi sono sorte altre questioni, era legittimo all'interesse dell'ente, non solo dei diritti dei consiglieri, approfondirle, presidente, e non è stato fatto. I problemi sono gravissimi sollevati dall'assessore. Io chiedo che l'intervento dell'assessore venga sbobbinato e venga messo a verbale, perché le cose che ha detto oggi sono gravissime e mi riferisco: uno, le ha già detto qualche consigliere che mi ha preceduto. Primo problema: occorreva una variazione, cioè è stata fatta una variazione del bilancio e non si poteva fare perché non c'era il bilancio, occorreva un'altra procedura che è quella poi corretta del punto 9. Ci voleva il parere dell'assessore del collegio dei revisori come parere di legittimità che avrebbe inficiato l'atto, e ce l'ha detto chiaramente l'assessore. Tre, l'altra cosa gravissima, che il dirigente ritiri successivamente il proprio parere di legittimità. Noi oggi votiamo questa proposta di revoca, colleghi, sul parere del dirigente, lo stesso dirigente che può essere che domani mattina ce lo ritira il parere. Questa è una cosa grave. Io chiedo all'amministrazione di approfondire se questa comportamento è legittimo e se è il modo corretto per cui procedere. Ma questi dubbi sulla legittimità non si possono approfondire, perché l'atto deve andare in votazione, perché dobbiamo sfornare la brioche, assessore. Non potevamo perdere 2 ore, 3 ore in più, perché la brioche, il forno chiude alle 4, abbiamo premura e dobbiamo andare a casa. Io, presidente, proprio per queste ragioni le dico che ero venuto da casa per votare favorevolmente l'atto. Di fronte alle perplessità correttamente sollevate dal consigliere Mimmo Di Stefano sono sorti dei dubbi che non sono stati approfonditi, e io vorrei dire una cosa all'assessore Mastrolembo, se cortesemente mi ascolta. Assessore, le sue parole sono gravi e puntuali, che io condivido, devo dire, e dalle sue parole si evince appunto che quei vizi che lei ha denunciato e che ha denunciato anche il consigliere Di Stefano, e che io non posso che condividere le parole anche dell'assessore al bilancio dell'amministrazione, parla non di ragioni di opportunità, ma vizi che comportavano l'annullamento dell'atto, cioè l'atto precedente è illegittimo, quindi non era la revoca dell'atto, non era la revoca della delibera il provvedimento legittimo, era l'annullamento in autotutela, che sicuramente tutti sappiamo la differenza. La revoca produce effetti da oggi, quindi un atto che l'assessore ci dice che è illegittimo ha prodotto effetti per mesi, speriamo non pregiudizievoli. Il provvedimento coraggioso e corretto, secondo la ricostruzione fatta dall'assessore, era l'annullamento in autotutela per far sì che questo atto illegittimo non producesse effetti ab origine, dall'inizio. Quindi l'approfondimento serve per non sbagliare. Io faccio l'ultimo appello e chiudo, presidente.
Faccio l'appello ai colleghi del Movimento 5 Stelle e della maggioranza che sono allergici alle domande, che è un fastidio ogni intervento che fa il consigliere di minoranza. Vi faccio riflettere, colleghi, e ve lo dico con la massima buona fede. Questi suggerimenti sono anche a tutela di chi vota l'atto, perché se un atto è legittimo, se si produce un danno erariale, se si commette un reato nel votare un atto, e vale per tutti, non è che si può andare a dire, beh, ma il capogruppo, beh, ma si diceva che era una cosa da fare, non potevamo perdere tempo perché il forno alle 4 chiudeva e dovevamo stampare la brioche. Quindi io, Presidente, proprio per l'impossibilità, a causa della sua decisione di dover immediatamente andare a votare, e siamo in votazione, sono costretto, nonostante ero venuto da casa col proposito di votare favorevolmente l'atto, grazie al buon lavoro fatto dai colleghi di minoranza in commissione, sono costretto ad astenermi alla luce delle gravi dichiarazioni e dei gravi vizi di legittimità sollevati principalmente dall'assessore al bilancio Mastro Lembo. Occorreva una proposta di delibera di annullamento in autotutela e no di revoca. E quindi, non potendo approfondire questo punto col dirigente, sono costretto ad astenermi. Grazie. Consigliere Gargano. Astenuto pure Iello. Come? Siamo in votazione, state facendo la dichiarazione di voto. 3 minuti, grazie. No, anche meno. Io intanto volevo ringraziare l'assessore Mastro Lembo che cortesemente è nuovamente intervenuto per spiegare meglio la situazione, delucidando bene le motivazioni della revoca. Certo, noi come Forza Italia avremmo preferito avere qui il dirigente per esporre le nostre perplessità e fare almeno qualche domanda per capire bene cosa non è andato. Però per noi le parole dell'assessore sono più che sufficienti, perché dovrebbero essere sinonimo di legalità e trasparenza. Per questo tengo a precisare sempre che comunque l'errore rimane della dirigenza, e spero che venga approfondita questo punto, perché appunto un errore c'è stato e non si può sorvolare. Considerato comunque che parliamo di somme che potremmo rischiare di perdere, dato che noi Forza Italia, come credo tutti i gruppi consiglieri, siamo spinti da un profondo senso civico, voteremo favorevolmente alla revoca. Grazie Presidente. Grazie. Maggiore Marco. Presidente, assessori, cittadini da casa che ci seguono grazie alla televisione presenti, ringraziamo soprattutto Telefi Carazzi per aver risposto celeramente all'avviso del Presidente del Consiglio. Io penso di parlare a nome del mio gruppo, voterò favorevole, avendo ricevuto il parere favorevole della seconda commissione, dove sono presenti non soltanto i miei compagni della maggioranza, ma anche i componenti delle opposizioni, che evidentemente avranno valutato in modo favorevole per aver ricevuto questo parere. Prendo atto che c'è un problema di comunicazione, tra i membri dell'opposizione, in quanto, visto che si parla di dialogo, anche fra di voi dialogate, e io mi auguro che la prossima volta il consigliere D'Agati spieghi al suo capogruppo perché ha dato un parere favorevole. Ho ascoltato. Vabbè, non c'è problema. Stavo bevendo un bicchiere d'acqua. Consigliere Maggiore, sull'ordine del... sulla dichiarazione di voto, la prego. Per di più, in quarta commissione era stato convocato l'assessore Puleo per a mia domanda precisa sul progetto Giovani, Città e Futuro, ha risposto. Penso sia stata una mancanza non aver approfondito in altre sedi, premesso che è legittimo a parlarsi del regolamento, consigliere Aiello, perché l'ho ascoltata e a me non dà nessun fastidio il fatto che voi facciate domande in aula. Dico, siamo qua dentro perché esiste la democrazia, per fortuna. Il mio invito a mantenere sempre comunque toni bassi, che dopo la sospensione sto vedendo fra i miei colleghi. Grazie. Maggiore Maria Laura. Come? Dichiarazione di voto, lui può intervenire.
deve farla maggiore, sì, deve farla l'altro maggiore. C'è la dichiarazione di voto di maggiore. Un attimo. Una, e la devi farlo prima, anche se è messo dopo. Vabbè, perfetto personale. Buongiorno a tutti, buongiorno ai cittadini, grazie alla TV, buongiorno Presidente, buongiorno Assessori, buongiorno Sindaco. Mi fa piacere che sono intervenuto prima del consigliere Mariolario Maggiore, perché il regolamento ancora una volta è stato sottolineato dal Consiglio più che il Presidente. Detto ciò, io mi riferisco al consigliere Marco Maggiore, visto che mi ha citato, l'intervento del mio capogruppo Piera Aiello è stato abbastanza chiaro. Lui è venuto qui, dopo naturalmente essersi concordato con me, perché io sono presente in seconda commissione e io voterò favorevolmente per chi ha avuto un parere del dirigente della Guttuso, io l'ho anche riportato a Piera, e Piera aveva l'interesse di venire a votare favorevolmente. Ha sottolineato un fatto, caro Marco, consigliere Marco Maggiore, ha sottolineato il fatto che in aula sono sorti altri problemi sorti dal consigliere Mimmo Di Stefano, dal consigliere Amoroso, e quindi, valutato questi altri aspetti, ha deciso di astenersi. Questa è la motivazione per la quale lui ha deciso di astenersi. Quindi stai tranquillo che, come si suol dire, il nostro dialogo... No, stai tranquillo nel senso per... Non l'ho capito oggi. Allora, usiamo questo termine. State sereni. Consiglieri, per favore, non intervenite mentre parla il consigliere. Sì, ma anche il consigliere si stava rivolgendo a Maggiore invece che a me. State... Se poi vi richiamo mi dite che vi richiamo troppo, quindi calmiamoci un po', ragazzi. Forse il clima si dovrebbe distendere un tantino oggi. Stiamo tutti più sereni. Io personalmente sono serenissimo. Quindi si rivolga a me. Presidente, dico... comunichi al gruppo del Movimento 5 Stelle, visto che hanno esortato questo problema, che non ci sono assolutamente problemi di dialogo all'interno di Sarà Migliore. Dico, era anche inutile sottolinearlo, ma visto che è stato così, è stato giusto farlo. Anzi, potrebbe capitare anche più avanti che ci saranno diversi modi di vedere determinate cose. Per me questa è democrazia. Io e Piero siamo assolutamente un gruppo, abbiamo idee comuni o anche idee diverse, e non vedo quale sia il problema se esponiamo pareri diversi. Consigliere Bella, non capisco quale possa essere il problema, anche motivandolo in maniera dettagliata e precisa come abbia fatto Piero. Poi, se mi devo trovare in questo senso, in questo momento io mi sento che sto veramente perdendo tempo, come dite voi, perché mi devo trovare a spiegare perché abbiamo opinioni diverse, sinceramente questa è una perdita di tempo. E anzi, faccio nel frattempo anche una dichiarazione di voto per recuperare tempo. Il mio voto sarà favorevole. Grazie. Consigliere Maggiore Maria Laura, ci sono altri iscritti per la dichiarazione di voto? Amoroso. Sì? Anche lei. Quindi prima Amoroso e poi Lo Galbo. Come? Sì, c'è Maggiore Maria Laura, Amoroso e poi Lo Galbo. Tranquillo, a posto, possiamo andare avanti. Mi scusi, non l'ho sentita, consigliere Amoroso, può ripetere? Dichiarazione di voto, l'unico che ha parlato come fatto personale è Dagati. C'è qualche problema, consigliere Amoroso? No. No, ho detto poco fa se c'erano altre persone da iscrivere. E si è iscritto Amoroso, giusto? E Lo Galbo dopo di lei. No, sempre dopo, qual è il problema? Non la capisco. Mi illustri meglio. Maria Laura, Maggiore. Ovviamente dichiarazione di voto, il gruppo del Movimento 5 Stelle esprime parere favorevole perché ha avuto modo di analizzare i progetti, perché io poco fa avevo chiesto se fosse necessario da parte di questa assise, evidentemente non era necessario, spiegare anche ciò che era avvenuto in seconda, perché in seconda avevamo audito invece il dirigente del settore primo ed eravamo anche entrati nel merito dei progetti. Onestamente non capiamo neanche
il motivo per cui ci sia stata tutta questa dilazione nel ragionamento, anche perché l'atto che noi abbiamo di fatto esitato in seconda commissione è il medesimo atto che è arrivato a voi, uguale, cioè nulla è cambiato, nulla è cambiato rispetto alle spiegazioni. Vorrei però spiegare, perché probabilmente nelle nostre discussioni, soprattutto per chi ci ascolta a casa, non sa di che progetti stiamo parlando. Noi stiamo parlando la revoca anche su questi progetti, è la revoca della delibera su questi progetti che è atto consigliere, perdonami, è una dichiarazione di voto. È atto prioritario, perché se non c'è la revoca di questo non ci può essere una revoca una proposta di delibera. La revoca attiene al progetto Giovani Città e Futuro, PAC Infanzia consigliere e PAC maggiore. Anziani. Consigliere Maggiore, la prego, quella la revoca è il punto numero 9. La revoca attiene la delibera, che è propedeutica alla delibera che si voterà successivamente. Se non c'è questa revoca non può essere votata alcuna delibera. Consigliere Maggiore, la prego, se no devo toglierla la parola, mi dispiace. Per favore, deve attenersi alla dichiarazione di voto. Assolutamente, la dichiarazione di voto è favorevole, però bisogna chiarire da casa il motivo per cui il Movimento 5 Stelle glielo spiegheremo dopo. Alla delibera. Glielo spiegheremo dopo, consigliere Maggiore, la prego, non mi metta in difficoltà. E l'ho capito. No, la revoca è anche di questa delibera e propedeutica a quella successiva. Consigliere Maggiore, per favore. Se non c'è, non può essere votata la delibera. Per questo attiene anche all'argomento in esame. Consigliere Maggiore, la prego. Dia la seduta. Amoroso, chi era favorevole l'aveva detto prima. Grazie Presidente. Io le chiedo di far rispettare le regole. Come le regole, Presidente, valgono per l'opposizione, io credo che valgono anche per i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Non è che il consigliere Laura Maggiore può venire qua e parlare dell'atto deliberativo dell'altra delibera. Presidente, quindi era una dichiarazione di voto. Non è che lei deve riprendere. E infatti semplicemente... l'ho fatto, consigliere Amoroso. No, guardi, lei è la dichiarazione di voto, e anche la sua è una dichiarazione di voto. Il consigliere Laura Maggiore qua stava parlando tranquillamente. Se non era la parte. Le motivazioni della dichiarazione di voto l'hanno dato anche gli altri consiglieri per 3 minuti. Per 3 minuti. E qua nel momento in cui il consigliere Maggiore. Sì, 3 minuti, però sparando. Dal momento che lei non mi interrompe ogni momento. Non si preoccupi, glieli darò i 3 minuti. Lei nella mia dichiarazione si calmi perché 3 minuti glieli sto dando. Sono calmissimo. Si calmi, consigliere Amoroso. Possiamo anche ricominciare. Sia serena, Presidente. Io sono serenissima. Sia tranquilla. Sono tranquilla. Oggi la vedo un po' agitata. No, assolutamente. Veramente. Non mi ha ancora vista agitata. Sia tranquilla. Non mi ha ancora vista agitata, consigliere Amoroso. No, quindi abbassi lei i toni. Agitata. Se magari si può agitare. Abbassi i toni. Abbassi i toni. Mi chiedono da parte del pubblico e ritorni sulla dichiarazione di voto. Mi chiedono da parte del pubblico di alzare un po' la voce, perché non si sente. Si sente, per questo. No, lei mi sente perché è qui vicino a me, ma dalla parte del pubblico non mi sentono. Posso iniziare come 3 minuti? Ha visto. Mi permetta, vado. Può continuare? Sì. Presidente. Sindaco, la prego, non si preoccupi. Io gli sto dicendo di abbassare la voce. Chiedo scusa, parlo più piano perché altrimenti... Stia sereno, non lo deve ripetere. Io sono sereno. Stia sereno. Come? Ma infatti mi sta già dicendo che non gli farò dare i 3 minuti, chi l'ha detto? Ma io infatti lo faccio finire, le sto solo dicendo, siccome mi ha detto che ho fatto parlare l'altro consigliere, non è così, tant'è vero che è tornata al posto. Sto solo dicendo questo. Grazie, da questo Presidente, istante, grazie, per 3 minuti Presidente, può parlare, grazie, sulla dichiarazione, grazie, di voto. Grazie, grazie, grazie. Assessore Mastro Lembo, lei quando viene a questi microfoni? Non è che deve venire la seconda o la terza volta per poi spiegare effettivamente il contenuto della delibera e dire effettivamente come stanno le cose. E deve venire qua e deve spiegare esattamente la prima volta. Non è che poi deve avere diritto di replica, venire qua e dire vabbè, ora vi dico effettivamente come stanno le cose. Ma che cosa ci aveva nascosto? Non può venire qua a dire prima... a cercare di spiegare quella delibera in modo molto, ma molto elementare, ed è questo è stato il motivo perché noi
avevamo chiesto l'intervento del dirigente, cosa sacrosanta che lo prevede il dirigente, il regolamento. Quindi Presidente, io la invito la prossima volta, quando si convocano questi consigli straordinari urgenti, dove ci sono degli atti importanti per questa città, di accertarsi se c'è il dirigente. Perché poi mi dispiace, perché poi sì, viene pure il consigliere maggiore che ci voleva spiegare cosa era andato a dire il dirigente lì nella commissione. Mi dispiace che chi non è presente nelle commissioni non può venire qui e prendere per buono quello che dice il consigliere che ha riferito il dirigente nella commissione. Se le permette, è un mio diritto venire qui e chiedere chiarimenti legittimi alla dirigente. Quindi la prossima volta vedete di organizzare bene i lavori di quest'Aula, perché ultimamente, guardi, sta commettendo troppi, ma troppi errori. Io lo invito a studiare un po' meglio il regolamento, perché vedo che ancora forse siamo all'inizio. Presidente, la prego, e lo sto spiegando, lo sto motivando. Quindi il mio gruppo, che non è rappresentato all'interno della commissione e avendo pochissimo tempo per poter studiare gli atti, avendo chiesto delle delucidazioni in merito all'atto che dovevamo venire a votare, che poi tra l'altro, scusate colleghi consiglieri, qua se noi che facciamo le domande non è per perdere tempo, qui nessuno vuole perdere tempo. Qui è a tutela di tutti i consiglieri comunali, perché se poi qua si va a votare un atto. Consigliere Amoroso, può darmi la dichiarazione poi di voto? Viene, l'atto viene, il revisore, la Corte dei Conti viene e poi analizza la delibera. Consigliere poi, comunale, mi può dare la dichiarazione di voto? Perché non penso che in questi 3 minuti abbia poi dichiarazione è responsabilità di ogni singolo consigliere, che se ne assuma le responsabilità ne paga di tasca propria. Ci tengo questo a precisare. E allora, lei dia la sua dichiarazione di voto. Il gruppo L'Aquilone si astiene, grazie. Lo Galbo. Non mi dia consigli, consigliere D'Agate. Finisco di chiamare il consigliere Lo Galbo e se il pubblico sarà ancora troppo presente in aula, lo richiameremo. Hanno fatto solo un'affermazione, le richiamiamo, non si preoccupi. Posso, grazie. Presidente? Sì. Grazie Presidente, grazie colleghi consiglieri per l'attenzione. Io, Presidente, invito tutti a fare un attimo di riflessione. Cerchiamo di mantenere i toni bassi, cerchiamo di fare quello che siamo predisposti qui in questa assise, cioè gli interessi della città. Devo dire che le polemiche sono state da entrambe le parti. Cerchiamo invece di rasserenare i toni e portiamo avanti il lavoro che abbiamo da fare. Devo complimentarmi con la seconda commissione, perché la seconda commissione su questo tema è stato chiaro, ha votato all'unanimità, non c'è stato minoranza e maggioranza, c'è stato soltanto un voto unanime, proprio per quella motivazione, perché il tema, l'argomento è di interesse collettivo e soprattutto è di interesse per le fasce più deboli come i disabili. Quindi io, Presidente, e su questo punto devo anche fare un inciso sulla sua conduzione, cerchi di essere più puntuale e di non dare alito a certe pretestuose polemiche. Sul dirigente noi in commissione l'abbiamo ascoltato, però sono d'accordo che anche oggi poteva anche illuminarci il dirigente sulla questione della revoca. Ma proprio perché stiamo parlando di qualcosa che interessa alla città ed è propedeutico alla proposta della delibera che tratteremo successivamente, non possiamo fare come gli struzzi. Quindi
il mio voto, come ha ben già detto il mio capogruppo di Forza Italia, è favorevole e invito ancora una volta a ritornare in carreggiata per parlare di cose con serenità per quanto riguarda il bene del Paese. Grazie Presidente. Consigliere Giuliano. Presidente, assessori, cittadini e consiglieri, saluto. Il mio voto, come quello di tutti i consiglieri del Movimento 5 Stelle, ovviamente è favorevole. Perché? Perché questo passaggio, questa votazione è fondamentale per far arrivare a Bagheria dei finanziamenti che sono troppo importanti. In questo momento noi sappiamo in che situazione abbiamo preso quest'ente, no? In dissesto. In questo momento queste votazioni sono fondamentali, così come quella di prima sull'urgenza del Consiglio, così come la successiva, per riuscire a portare finanziamenti e soldi a Bagheria. Adesso io, visto che Filippo, il consigliere Tripoli, dà sempre consigli a tutti, scusate, ma volevo dare un consiglio a lui, visto che prima è stato un pochino incoerente, dato che prima hai dato l'astensione al... Mi perdoni, consigliere Giuliano, no, non siccome, è dichiarazione siccome, di voto. Siccome ci sono consiglieri che passano il tempo, vengono qua e danno consigli a tutti, volevo dare un consiglio. Consigliere Giuliano, dato che si è astenuto prima sulla straordinarietà del consiglio, volevo capire se voleva portare i finanziamenti a Bagheria in un momento di stesso oppure no. Tutto qua. Comunque il nostro voto è favorevole. Consigliere Giuliana, è dichiarazione di voto, la prego. Consigliere Giuliana, per favore, è lo stesso Tripoli. Chiello. Grazie Presidente, saluto tutti. Il mio intervento sarà molto breve e ribadisco che il voto mio e di tutti i componenti del Movimento 5 Stelle sarà favorevole per una motivazione fondamentale, perché la città in questo momento ha bisogno dei fondi del progetto di cui si è parlato precedentemente e solo revocando la delibera in questione questo potrà avvenire. Chi fino ad ora ha fatto ostruzionismo o voterà contro questo non farà il bene della città. Questa è dichiarazione di voto, mi perdoni. È dichiarazione di voto. Per favore, chiunque si iscriva a dichiarazione di voto, faccia solo dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, ve lo chiedo per cortesia. Ci sono altri interventi per le dichiarazioni di voto? Per favore, consigliere Maggiore. Quindi possiamo votare direttamente alla votazione? C'è qualche consigliere che manca, credo, in aula? Sto andando alle votazioni. Dagati, se vuole rientrare per il voto? Ha espresso, quindi deve esserci in aula. Deve essere presente, se ha già dato la fase. Passiamo alla votazione. Aspettavo il consigliere Dagati, visto che era qui davanti lo facciamo rientrare. C'era il consigliere Dagati che era un attimo sulla porta e gli sto dicendo di rientrare. E infatti, se si accomoda andiamo a votare. Consigliere Dagati, se si accomoda andiamo al voto. No, figurati. Allora, prima fase, astenuti, alzate di mano. Avete fatto una dichiarazione di voto, non avete votato. Quindi gli astenuti sono Barone, Rizzo, Amoroso, Di Stefano, Giammanco, Tornatore. Perdonate, Rizzo, Amoroso, sì, Di Stefano, Giammanco, Tornatore, Aiello. Aspettiamo che il segretario scriva e poi andiamo avanti. C'è qualcuno contrario? Alzi la mano. Quindi momentaneamente solo astenuti. Favorevoli?
Per favore, se state con la mano alzata. Tripoli, Dagati, Lo Galbo, Gargano, Maggiore, Finocchiaro, Ventimiglia, Baiamonte, Vella, Scardina, Giuliana, Aiello, Maggiore Marco, Chiello, Bellante, Cirano, Danna, Aiello, Gianbarresi e Clemente. Atanasio, scusate. Vabbè, ormai lo vedo lì e mi fa perdere l'orientamento. Noi due siamo da questa parte in questo istante, ma dobbiamo votare lo stesso. No. Fino ad oggi per me è anche consigliere comunale, quindi vota. E io voto altrettanto. Sì. Sull'ordine dei lavori? Un attimo, volevo prima dichiarare i voti, un attimo soltanto, grazie. Volevo dire il numero definitivo dei votanti. 7 voti astenuti e 21 a favore. Viene approvato. Grazie. Per ordine dei lavori, Romina Aiello. Gli altri li facciamo se verranno votati, perché la mia era una proposta. Anzi, colgo l'occasione per dire... Sono all'ordine del giorno, ma io chiarirò perché li ho inseriti, visto che Presidente. Mi è stato fatto questo appunto. Dopo che parlerà il consigliere Aiello. Una Presidente, alla volta. Chiedo il prelievo del punto 9, individuazione delle spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell'articolo 250 del decreto legislativo 267-2000, progetto Giovani Città e Futuro e PAC Piano di Azione e Coesione. Possiamo votare direttamente per questo prelievo? Un attimo. Sull'ordine dei lavori? Ok, un attimo. Allora, Di Stefano, Aiello, Pietro. C'è qualche altro iscritto a parlare sull'ordine dei lavori di questo prelievo? E allora, Di Stefano. Grazie, Presidente. Presidente, io anticipo... Non si sente, Di Stefano? Sì. Il microfono, grazie. Io anticipo che il Partito Democratico non ha nulla in contrario a votare atti che permettono di far pervenire risorse al bilancio dell'ente e metterle a disposizione dei più deboli. E siamo noi pure favorevoli all'eventuale prelievo del punto, però... Scusate, gli altri consiglieri, sta parlando Di Stefano, per favore. Anche perché, non so perché, ma credo che non si sente il suo microfono. E siamo si un po' di pure più, noi grazie. Favorevoli al prelievo del punto. Però volevo sollevare una piccola questione e mi rivolgo all'assessore Mastro Lembo. Assessore, noi stiamo abbiamo presentato in consiglio, è stato presentato all'ordine del giorno di questo consiglio, un atto deliberativo che in qualche modo va a sostituire la delibera commissariale che è stata revocata in autotutela, perché uno dei motivi della revoca, e l'ha detto lei a questi microfoni ed è scritto anche all'atto deliberativo, è che quell'atto era sprovvisto di parere del Collegio dei Revisori. Su questo atto deliberativo che è stato chiesto il prelievo e che deve essere sottoposto all'esame, che me ne è stato dato una copia, che me ne è stato dato una copia, perché, ripeto, noi non siamo presenti in seconda commissione, quindi abbiamo. Chiedevo se c'è il parere del Collegio dei Revisori e se gentilmente può essere distribuita una copia del parere ai consiglieri comunali. Stiamo parlando del punto 9 o del punto 8, mi perdoni. Stiamo parlando del punto 9. Ma sta parlando ancora dell'altro che è già stato votato? No, Presidente, ha chiesto il prelievo, ancora deve essere votato, Presidente. Ah, per il prelievo, ok. Il siccome sta facendo riferimento a quello il precedente. Il consigliere Aiello ha chiesto il prelievo. Sì. E quindi su questo atto deliberativo esiste il parere del Collegio dei Revisori? Se esiste. Sul punto numero 9? Sì. Esiste, che io sappia, sì. Se esiste, gentilmente, se lei ne può dare copia ai consiglieri comunali, così votiamo serenamente il prelievo. Presidente. Posso chiedere al Presidente Grazie. Di Commissione della seconda commissione? Mi scusi, Presidente di Commissione Maggiore, avete avuto anche il parere positivo del revisore dei conti?
Si può mettere poi agli atti per farlo avere al consigliere Di Stefano? La copia del revisore dei conti la vorrà vedere poi il consigliere Di Stefano. Ah, eventualmente, consigliere Di Stefano, può già averla. Velocissimi. Meno male che ogni tanto oltre alle bacchettate ci sono anche le buone. È iscritto a parlare Aiello Pietro. Ordine dei lavori perché è stato chiesto il prelievo da parte del consigliere Rominaiello. Sì. No, ancora no. Non mi... Consigliere Tripoli, così mi svia. Presidente, mi scusi. Per poter valutare questo prelievo, volevo chiederle una cosa. Poteva cortesemente rileggermi l'ultimo atto, cosa abbiamo votato? Cioè, l'inciso, qual è la delibera? O meglio, puntualizzo, siccome non è stata votata, almeno mi sono distratto, l'immediata esecutività della delibera. Dovremmo fare anche questo. No, scusi. Sì. Siamo passati a un altro atto, Presidente. Sì. Quindi, se lei non ha votato l'immediata esecutività di quello precedente, e già siamo passati a un altro atto, significa che quella delibera non è immediatamente revocata. Sì. E quindi c'è un problema. Già... Quindi mi chiedo come procedere al prossimo. Infatti io già ho qui l'appunto, immediata esecutività. L'appunto non però è un problema. Un attimo, ma bisogna metterla ai voti. Bisogna mettere ai voti l'immediata esecutività. Siccome il consigliere Romina mi ha chiesto... Ho passato la parola, poi siamo andati direttamente all'altro punto. Allora, Presidente, solo sì. Per far riflettere che... I consiglieri di minoranza non vogliono il male di quest'ente, no. Perché se oggi il consigliere Pieraiello non si alzava e faceva notare questa cosa, ciò che prosecuzione dei lavori erano perfettamente inefficaci oltre invalidi. Quindi, Presidente, invito. Le posso ricordare che il segretario generale me l'ha appena scritto qui. Presidente, mi scusi. Presidente, ha ragione. Presidente, lei ha ragione. Deve dire o sbagliare, non deve cercare di... No, sto dicendo solo che me l'aveva appena detto il segretario generale, stavo facendo di finire l'ordine dei lavori e poi continuiamo. Presidente, basta. È passata già al punto successivo, quindi vi faccio notare che andava votata o va votata la immediata esecutività della precedente, secondo quanto è scritto nella proposta, pena non poter andare avanti. Io invito, Presidente, invito... Sì. La Presidenza a essere più attenta perché si rischia nella confusione di fare danni per l'ente. Quindi valuti se dobbiamo votare come c'è scritta l'immediata esecutività perché diversamente non può andare avanti a mio giudizio. E allora, mentre il consigliere Romina aveva chiesto la parola per il prelievo, io avevo già segnato il punto immediata esecutività. Siccome avevo già dato la parola, mi ero fermata. Ha ragione lei, dobbiamo votare prima l'esecutività. Dobbiamo votare prima l'immediata esecutività, poi... Ha già parlato, consigliere Amoroso, un attimo. Visto che il consigliere Aiello mi ha dato quest'ottimo consiglio, votiamo l'esecutività e poi andiamo avanti. Votiamo l'immediata esecutività. Votiamo l'immediata esecutività. Possiamo votare l'immediata esecutività? Votiamo l'immediata esecutività. L'avete già detto all'inizio che lo manderete comunque. Votiamo l'immediata esecutività. Non è un bavaglio, consigliere Aiello. Questo sarebbe già un atto illegittimo e qua noi vogliamo il bene di questa. Ma perché deve parlare adesso? Io, Presidente, consigliere Amoroso, si sta votando già. Presidente, siamo a un atto successivo già. Chiedo il parere di legittimità al segretario. Consigliere Amoroso. Segretario, un momento, no, mi permette. Noi siamo nell'atto successivo, siamo nell'atto successivo. Quindi io la prego, non mi chieda di chiedere un parere di legittimità in questo momento se i lavori sono andati bene oppure no, o può essere viziato da una forma. Io lo prego veramente, voglio bene a questo paese più di lei. Quanto lei? Non si ostini. Se vuole veramente il bene della città, non si ostini. Le sta rispondendo il segretario generale.
Allora, consigliera Amoroso, Chiedere io il parere per iscritto, cioè poi lo voglio vuole fare poi lo devo vuole chiedere, fare... non lo voglio chiedere, vuole fare... Presidente, il segretario generale. 30 secondi, io non voglio chiedere poi per iscritto il parere di legittimità, perché poi andrebbe a viziare tutto. Colleghi consiglieri, vi prego, quell'argomento era già chiuso, senza l'immediata esiguità, perché il Consiglio Comunale non l'aveva votato. Quindi in questo momento, essendo già nell'atto successivo, non ci sono più i presupposti per votare l'immediata esecutività. E noi non vogliamo questo. Possiamo fare parlare il consigliere generale, il segretario generale? Quindi, presidente. Possiamo fare parlare il segretario generale? Prego. Sta parlando il segretario generale. Un attimo. Un attimo. La parola al segretario generale. Grazie Presidente, io volevo dire soltanto una cosa, io mi rendo conto che il momento è molto concitato, usiamo questo termine, sarà anche il caldo, sarà il fatto che almeno per quel che mi riguarda sono 3.000 le distrazioni che mi vengono continuamente fatte presente dalla gente che viene, però devo dire una cosa molto che fa chiarezza. Vero è che si è passata alla votazione e si è approvato il punto, ma è anche vero, si è approvata la delibera, scusate, ma è anche vero che non si è ancora passato al secondo punto, atteso che il Presidente stava dando la parola a un consigliere il quale ritengo ne avrebbe chiesto il prelievo. Quindi dico, non possiamo dire che siamo passati già al secondo punto dell'ordine del giorno. Possiamo dire che, e mi pare che va detto perché... in un clima come dire di coscienza e di saggezza che fino a questo momento questo Consiglio ha dimostrato, perché ho sentito io tutti gli interventi per i quali, in base ai quali il Consiglio si rende conto della necessità di adottare certi provvedimenti, per cui ritengo che non ci si possa secondo me in questo momento attaccare a questi a queste come dire piccole defaianze dovute alla concitazione. Grazie. Se vogliamo essere precisi diciamo che e questo va detto, non si è ancora passato al secondo punto del giorno perché deve essere ancora, ritengo, prelevato, perché ancora non ho visto fare nessuna richiesta, ma dai movimenti che ho captato mi sembra che siamo in questa fase. Scusate, grazie. Grazie segretario, grazie Presidente. Qui nessuno, signori, vuole attaccarsi al fatto che noi abbiamo chiesto già l'immediata esecutività. Io volevo semplicemente, Presidente, ringraziare il consigliere Aiello perché grazie alla sua tempestività, alla sua accortezza, ci ha permesso che quell'atto non venisse poi annullato. Perché se noi, come stavamo procedendo, poi andavamo subito dopo il prelievo... Non saremmo andati perché il segretario generale aveva appena scritto che alla fine della richiesta avremmo fatto questo. Le dico che noi saremmo andati avanti senza aver votato le mie... E questo sa dimostrare che l'opposizione veramente ci tiene a questa città, veramente vuole bene la città. Cari colleghi consiglieri, se noi poi avremmo in seguito, in futuro, questi finanziamenti, e grazie all'opposizione che ha sottolineato questa defaglianza, questo momento di non approvazione delle mandate di sicurezza. Ringrazio i colleghi che ridono dal posto, Maurizio Logalbo e l'altro collega, non mi ricordo il nome, come si chiama, che ogni volta invece di venire qua veramente e volere il bene di questa città, ridono. Complimenti. Siete l'orgoglio di questa città. Possiamo andare avanti, consigliere Amoroso? Voglio solo ribadire che a parte il consiglio del consigliere Aiello c'è anche quello del segretario generale, che lo aveva già scritto accanto. Ha detto dopo il prelievo, dopo la richiesta di prelievo, bisognerà prima votare prima di passare avanti. Quindi passiamo alla votazione e poi continuiamo. Allora, votiamo l'immediata esecutività del punto numero 8. Consigliere Amoroso, se si accomoda, votiamo. Chi è favorevole, resti seduto. Chi è contrario, si alzi. Chi si astiene, lo dichiari. Astenuto quindi Aiello, Barone. Un attimo. Deve scrivere la segretaria, quindi Aiello Pietro, Barone Angelo, poi c'è anche Michele Rizzo,
Tu che cosa fai? Ti stai astenendo o stai votando? Astenuto anche Tornatore. Quindi quanti sono gli astenuti? C'è qualcuno contrario? Quindi 7 astenuti. Tornatore. Sono 6 allora, giusto? Allora 6 astenuti, favorevoli? No, basta dire il numero. 21 a favore. Approvato. Ora vediamo se dopo il prelievo c'è qualche altro intervento e votiamo a favore direttamente. Il prelievo è stato fatto. Quindi intanto dichiariamo immediatamente esecutivo il punto numero 8. È assente Gianmanco, quindi non sta votando. Va bene, assente Gianmanco alla votazione. Ora il consigliere comunale Romina Aiello ha chiesto il prelievo del punto numero 9. Votiamo. Chi è favorevole? Un attimo di silenzio. Il prelievo, sì. Chi è favorevole resti seduto. C'è qualcuno astenuto? Andiamo una per volta. Grazie per i consigli, però se andiamo una alla volta lo stesso. Posso scegliere la modalità? Astenuti. C'è nessuno astenuto? No. Contrario? Favorevoli? Approvato all'unanimità il prelievo del punto numero 9. Al fine di permettere la realizzazione del progetto Giovani, Città e Futuro del PAC Piano Infanzia, del PAC Piano Anziani e di non perdere un po' di silenzio in aula, grazie, visto che è molto importante, non dobbiamo perdere una virgola, i contributi che ne derivano. La cui condizione è la comunicazione dei dati contabili di impegno entro i termini perentori. Si invita il Consiglio Comunale ad approvare la proposta deliberativa introdotta e si invita il Consiglio ad approvare l'immediata esecutività. L'altra relazione, grazie. C'era un'altra cosa. Soltanto questo? La delibera. Possiamo leggere anche la delibera? Ha chiesto, consigliere Amoroso? Scusate, ma la fotocopia della delibera potevate chiederla anche ieri. Dico, non è che era già agli atti. Infatti molti l'hanno ritirata ieri. Sono finite? Sì. È contabile, non è la spiegazione del progetto, poi... scusate ragazzi, però così parlando l'uno al posto non ha senso, perché da casa non ci sentirà nessuno. Considerato che con delibera commissariale numero 5/2014 adottata con i poteri del Consiglio Comunale è stata formalmente esplicitata la dichiarazione di dissesto di questo Comune ai sensi dell'articolo 246 del TUEL, dato atto che l'ente, trovandosi pertanto in condizioni di dissesto finanziario durante la procedura di risanamento, è tenuto a operare in maniera di gestione di bilancio secondo i dettami dell'articolo 250 del TUEL. Considerato che il comma 2 del predetto articolo dispone per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato manchino del tutto gli stanziamenti, ovvero gli stessi, sono previsti per importi insufficienti, il Consiglio o la Giunta, con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti
aumenti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo sono notificate al tesoriere. Considerato che la norma in questione consente il superamento delle dotazioni previste nell'ultimo bilancio approvato, a condizione che vengano individuate le fonti di finanziamento. Preso atto che il dirigente del terzo settore comunica con nota numero... Scusate, permettete un attimo, non riesco a leggere se... Preso atto che il dirigente del settore terzo comunica con nota numero 38.991 del 2 luglio 2014 la presenza di finanziamenti esterni relativi a interventi non presenti o insufficienti rispetto a quanto previsto nell'ultimo bilancio approvato del 2012. Vista la nota numero 40.000 dell'8 luglio 2014 del dirigente dei servizi finanziari, con la quale si chiedono integrazioni e rettifiche alla nota anzidetta. Preso atto della richiesta rimodulata del dirigente del terzo settore, protocollo numero 40.244 del 9 luglio 2014, considerato prioritario definire l'itere per i progetti, progetto Giovani Città e Futuro, per l'importo di 627.869,10 euro, del decreto numero 81, numero 1512 del 2013, del PAC Piano Infanzia di 883.073 euro, decreto Ministero Interno del 4/2013 e del PAC Piano Anziani per l'importo complessivo di 650.187 euro, sempre del Ministero dell'Interno numero 4/2013, in quanto necessaria la comunicazione dei dati contabili di impegno entro termini perentori, pena il rischio di perdita dei contributi con grave danno per l'ente. Rilevato che i predetti progetti non risultano nell'ultimo bilancio approvato, in quanto concessi in data successiva all'esercizio 2012, ritenuto che i progetti rientrino nella fattispecie considerata dal citato comma 2 dell'articolo 250-267-2000, preso atto che l'intera spesa è finanziata da contributi finalizzati e che pertanto non grava su fondi propri di bilancio, ritenuto per quanto sopra esposto di potersi autorizzare l'assunzione dei necessari accertamenti di entrata e impegni di spesa previa l'individuazione delle voci di bilancio competenti, andando quindi oltre le previsioni dell'ultimo bilancio approvato, dove gli stanziamenti specifici sono del tutto assenti, visto il decreto legge 267/2000 e vista la legge 48/91, propone di individuare quale spesa da finanziare ai sensi dell'articolo 2 dell'articolo 250 del TUEL per l'importo indicati i progetti Progetto Giovani Città Futuro, per l'importo detto sopra, PAC Piano Infanzia e PAC Piano Anziani. Dare atto che i progetti di che tratta si sono integralmente finanziati da contributi finalizzati e che pertanto non gravano su fondi propri di bilancio. Autorizzare gli accertamenti di entrata e i correlati impegni di spesa alle corrispondenti risorse e interventi di bilancio per come individuati nell'allegato prospetto, parte integrale e sostanziale della presente. In merito a questo hanno espresso parere favorevole sia il dirigente, la dottoressa Guttuso, sia nel primo che nel secondo caso, sia in regolarità tecnica che in regolarità contabile. Possiamo passare ai voti o c'è qualche dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto del consigliere Di Stefano. Dichiarazione di voto di Stefano. Ci sono altri iscritti alla dichiarazione di voto prima di passare alla votazione? Per ora no. Di Stefano. Grazie Presidente. L'atto deliberativo viene sottoposto all'esame di questo Consiglio, è un atto prettamente tecnico. C'è la necessità di inserire, di autorizzare gli accertamenti di entrata e di inserire i capitoli di spesa che non erano previsti nei bilanci precedenti, vale a dire all'ultimo bilancio approvato, che è quello del 2012. Il Partito Democratico naturalmente non può che essere favorevole per dare la possibilità di poter impegnare le somme per questi importanti progetti.
c'è da sottolineare due cose. Questi sono progetti che fanno parte, che sono stati a suo tempo presentati all'amministrazione precedente, e quindi bisogna dare atto all'amministrazione precedente della tempestività e dell'importanza di questi progetti presentati, e che oggi si arriva alla loro fase conclusiva. Altra cosa che da sottolineare, Presidente, l'atto deliberativo è dell'11 luglio, c'era tutta la possibilità di poter fare un semplice passaggio in conferenza di capogruppo, che aveva potuto evitare tanti malintesi che si sono verificati in questa seduta. Il Partito Democratico esprime il voto favorevole all'atto deliberativo. Grazie. Dopo Di Stefano, Gargano. Grazie Presidente. Per le stesse motivazioni perché abbiamo votato poc'anzi favorevolmente, voteremo favorevolmente anche questo punto all'ordine del giorno. Mi sarebbe piaciuto che l'assessore, anche se forse è fuori tema, lo so, lo capisco, però dico, era una richiesta un pochettino... Dico, era una cosa che poteva servire un pochettino a tutti, Presidente. Dico, quindi da questo punto di vista era soltanto la mia richiesta, quasi a titolo personale. So che non è la sede più opportuna, però era grazioso, sarebbe stato grazioso. Grazie. Consigliere Aiello, Romina. Dopo si è riscritto Angelo Barone, giusto? Allora, la mia dichiarazione di voto, così come l'intenzione di voto di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, è ovviamente favorevole. Volevo fare una precisazione: se noi oggi ci troviamo qua a votare la straordinarietà e l'urgenza di questi provvedimenti, è per il semplice fatto che questi provvedimenti sono stati abbandonati a se stessi e nessuno si è curato di prenderli. Consigliere. È esattamente così, e volevo dire. Perdonami. Motivo la mia votazione favorevole perché sono servizi sociali essenziali che noi oggi non possiamo dare perché siamo in dissesto, quindi è fondamentale passare sopra a determinate situazioni per poter offrire dei servizi alla cittadinanza, non brioscine come diceva qualcuno poco fa, servizi! Ragazzi, per favore non applaudite in aula, per favore.